Buonasera. Molto semplicemente, siamo in guerra, in una situazione di una gravità senza precedenti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Stasera parliamo delle soluzioni possibili per uscire da questa situazione gravissima. A tra pochissimo. Buonasera e benvenuti a Piazza Pulita. È stata una giornata durissima. Le parole del presidente francese Macron non lasciano spazio ai dubbi. Il peggio deve ancora venire. Putin vuole conquistare tutta l'Ucraina. Lo ha detto Macron dopo aver parlato col presidente Vladimir Putin. E d'altronde la domanda che ci poniamo stasera è: che cosa fai, che cosa ti inventi, come fermi un uomo che esprime questo proposito, questo piano, Vladimir Putin? Sono orgoglioso di far parte di questo enorme popolo multietnico della Russia e sarò sempre convinto del fatto che i russi e gli ucraini sono un popolo, nonostante la popolazione dell'Ucraina sia così spaventata dalla propaganda nazionalista. È chiaro che stiamo combattendo i neonazisti, si camuffano da civili e si mischiano a loro, li sfruttano come scudo umano. Noi stiamo facendo tutto ciò che è possibile per far sì che non ci siano vittime. È il nostro dovere sostenere i militari che stanno combattendo per noi, per il nostro popolo, per la Russia. Nessuno può minacciarci, non possono minacciarci con le armi nucleari. E vi chiedo di commemorare tutti coloro che sono caduti in questa operazione speciale in Ucraina. Vladimir Putin dice chiaramente che andrà avanti nella conquista dell'intera Ucraina, un pezzo della Russia, un unico popolo, quello degli ucraini rispetto ai russi. Allora aspettate come 30 secondi, poi vi portiamo proprio dentro la guerra. Il nostro inviato, il nostro filmmaker sono appena arrivati a Kiev, ci racconteranno quello che vedono, staranno con noi. Avremo poi in apertura il ministro degli esteri Luigi Di Maio e avremo il generale più alto in grado italiano in Europa, il generale Graziano. Ci vediamo tra 30 secondi. Quanto può resistere Kiev? Quanto può continuare a vivere e pompare questo cuore d'Europa? Guardate queste persone. Ormai vivono la maggior parte del tempo chiuse nel sottosuolo. Come uomini topo, aspettando le bombe. E le bombe arrivano sulla torre delle comunicazioni, sui palazzi civili. Fino a danneggiare il Babin Yar, il memoriale alla Shoah ucraina. 33.771 ebrei uccisi dai nazisti fra il 29 e il 30 settembre del 41. Ma Putin non voleva denazificare l'Ucraina? Qua hanno fermato praticamente le persone perché non scendano sotto dove c'è il treno per la Polonia, perché è già tutto pieno. Abbiamo deciso di mandare i nostri inviati dentro la guerra. Lo abbiamo deciso col cuore in gola, col sonno interrotto dalla paura.
ma ci resteremo per raccontare quello che accade fino a che sarà possibile. Quel timbro per molti di loro è la speranza di andare in Europa e di poter prendere questo treno che li mette in salvo. Perché ne ho viste raccontate tante di guerre, ma questa fa ancora più spavento delle altre. Perché è arrivata all'improvviso, quando ancora eravamo prigionieri della pandemia. Perché si combatte sotto la minaccia nucleare. Perché i cittadini di Kiev, di Kharkiv, di Mariupol, di Leopoli sembrano appena scaraventati giù dal letto, catapultati in un incubo. Sembrano indifesi e insieme capaci di tutto, di qualunque resistenza. Слава нашим захисникам. Come il loro eroe per caso, il presidente Zelensky, che non scappa, resta lì in mimetica e fucile e ci chiede di far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea. Questa è la colonna dei mezzi russi, lunga quasi 60 chilometri, pronta a trasformare Kiev in una nuova Aleppo. Ve la ricordate Aleppo? La Siria, martellata dai barili bomba russi. E noi cosa siamo disposti a fare perché questo non accada di nuovo? Alessio, Alessio Lastar, a Kiev, dove sei? Non ti sentiamo, Alessio. Allora, io ti vediamo alla stazione, vediamo i segni della metropolitana, non sentiamo l'audio di Alessio, se me lo aggiustate. Alessio oggi ha viaggiato insieme a Paco Sannino per Kiev, da Leopoli. È stato un viaggio che abbiamo seguito con apprensione, ma eccoti. Alessio, adesso ti sentiamo. Vai, Alessio, riparti adesso, vai. Ecco, allora noi siamo arrivati qui purtroppo troppo tardi rispetto a quello che è il coprifuoco, nel senso che il nostro treno è partito alle 11:30 da Leopoli, dove avevamo fatto il reportage sul confine polacco-ucraino e dove avevamo raccontato questa città dove si ammassano tutti i profughi per cercare una via di fuga verso l'Europa. Ecco, il nostro treno ha fatto quasi 3 ore di ritardo. Quando siamo arrivati qua in questa stazione accollata di gente, adesso ce n'è un po' di meno perché chiaramente sono le 10:30, insomma la gente è riuscita, quella che è arrivata prima delle 8 a trovare riparo da qualche altra parte. Ecco, ma noi siamo stati bloccati qui in stazione perché il coprifuoco non consente di muoversi, c'è la legge marziale in vigore, come sapete, ci sono checkpoint e presidi in ogni parte della città. Il nostro hotel distava 2,5 km dalla stazione, ma percorrerlo a piedi era impossibile, non ci sono taxi, non c'è nessuno che può circolare, non c'è nessuno che si assume ovviamente un rischio così grosso, e quindi passeremo la notte qui nella sala d'aspetto della stazione di Kiev. Quello che cerchiamo di darvi come sensazione è la sensazione del viaggio che abbiamo fatto. Questo treno partito questa mattina da Leopoli sostanzialmente semi vuoto, se non per la presenza di uomini, quasi tutti uomini che stavano tornando verso Kiev per unirsi ai combattimenti, per combattere appunto i russi. Con qualcuno di loro abbiamo anche parlato, ci sono padri di famiglia, ci sono persone che ci starebbero in una condizione normale uno a fianco all'altro, chi fa il pizzaiolo, chi fa il cameriere, e tutti stanno tornando verso la capitale Kiev proprio per difendere ulteriormente con questo presidio di resistenza, come appunto l'hanno definita, questo che è non solo un simbolo della città ma proprio un Senti, punto Alessio, fondamentale. Alessio, tu eri a Leopoli stamattina, quindi al confine occidentale, verso il confine occidentale con la Polonia, e è come se fossi entrato in 5 ore in un altro mondo, cioè come a Leopoli ci si muove liberamente, anche se c'è il coprifuoco la sera, ma non hai la sensazione dell'assedio, mi pare, no? Sei entrato invece dentro una città che è assediata praticamente da tutti i lati.
Guarda, per darti la misura, no, di come è cambiato anche il viaggio, il treno è andato sostanzialmente liscio, veloce, fino a quasi a circa 40 chilometri da Kiev. Poi improvvisamente si sono spente tutte le luci del treno, si è spenta pure la luce del locomotore, è arrivato il controllore e ha tirato giù tutti gli oscuranti dei finestrini. Parliamo di un treno che ha ancora gli scompartimenti a 6 posti. Quei finestrini sono stati oscurati, sono stati oscurati i finestrini del corridoio e siamo rimasti praticamente al buio sentendo solo questo rumore del treno che ci portava lentamente verso Kiev. E ovviamente abbiamo capito che l'atmosfera e il clima che avevamo vissuto, oppure naturalmente di apprensione a Leopoli, era totalmente cambiato. Peraltro il treno non ha seguito la direttrice normale, forse anche questo uno dei motivi del ritardo, ma ha deviato verso sud con un asse semicircolare per poi rientrare in città. E proprio respiri ovviamente una diversità. Immaginate di arrivare in questa stazione dove è totalmente buio, non ci sono luci. Ci siamo mossi io e Paco Sannino con l'aiuto delle torce dei cellulari per trovare appunto la via d'uscita. Ci sono militari in ogni punto della stazione, nelle sale d'aspetto, Kalashnikov puntati, la tensione è naturalmente molto forte. Hai visto e anche civili armati? Ci sono molti civili armati, sì. Alessio? L'unità di difesa territoriale, che sono appunto questi civili che si organizzano per presidiare i checkpoint e i punti d'accesso della città. Noi chiaramente li abbiamo visti, qualcuno li abbiamo visti venendo dal treno lungo questo percorso mentre ci avvicinavamo alla città prima che appunto i finestrini ci finissero oscurati. Allora Alessio, poi ci ricolleghiamo più avanti, mi piacerebbe che tu sondassi anche un po' l'umore delle persone che sono lì con te, o comunque ci riparliamo più avanti nel corso della puntata, perché io devo andare e tu rimani comunque collegato con noi lì da Kiev, rimarrai nei prossimi giorni a raccontarci questa città assediata e quello che vedrai, quindi sarai con noi sui social e nella prossima puntata ovviamente di Piazza Pulita insieme a Paco Sannino. Io intanto do il benvenuto al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, buonasera. Buonasera a voi, buonasera Formigli. Senta, diciamo la copertina del mio editoriale finiva con una domanda che io giro a lei, cioè che cosa siamo disposti a fare per evitare che Kiev e l'Ucraina non si trasformino in Aleppo, in una nuova Siria? Beh, quello che possiamo fare nell'ambito però di un approccio pacifico. Ciò che noi stiamo facendo come governo italiano segue 3 direttrici. La prima sono le sanzioni e posso dirle che la compattezza dell'Unione Europea e di tutti gli alleati nel costruire il pacchetto di sanzioni contro il governo russo è stato il più grande, una grandissima vittoria, perché ha rappresentato per l'Europa un grande strumento per cominciare a far capire a Putin che non poteva dividerci e quindi riportarlo un po' alla volta al tavolo. Anche il fatto che si sia raggiunto l'accordo, un piccolissimo accordo sui corridoi umanitari di oggi, è frutto del fatto che noi stiamo danneggiando pesantemente l'economia di Putin, l'economia della Russia con le sanzioni. La seconda direttrice importante è quella che riguarda il sostegno al popolo ucraino e anche al governo e all'esercito ucraino, e lo facciamo perché oggi l'Ucraina e il suo popolo sono un baluardo di democrazia, non sono solo una resistenza europea. Terzo, la diplomazia. Stiamo lavorando sempre nell'ambito dell'Unione Europea e dei nostri alleati NATO per raggiungere l'obiettivo di portare Putin seriamente al tavolo. E questo domani sarà una giornata molto importante, perché domani a Bruxelles avremo sia la riunione NATO dei ministri degli esteri, sia quella del G7, sia quella dei ministri europei, per mettere sul tavolo tutti gli strumenti che servono per arrivare ad un accordo e portare al tavolo la Russia seriamente. Però mi scusi Ministro, le parole che abbiamo sentito oggi da Putin sono parole molto chiare, cioè loro non si fermano fino a che non si sono presi l'Ucraina. Allora, di fronte a un dittatore dotato di arma nucleare, di un'enorme potenza militare, che dichiara esplicitamente sotto le sanzioni che lei ha citato, in questo scenario di condanna internazionale, che non si fermerà finché non si prende tutta l'Ucraina, quali sono le armi diplomatiche possibili?
Guardi, prima di tutto il fatto che ci siano i colloqui in corso tra le due parti e che ci sia anche un tentativo di mediazione dell'Unione Europea attraverso la presidenza di turno, che è rappresentata oggi da Macron, è una strada che non dobbiamo smettere di percorrere. Contemporaneamente non abbiamo finito con le sanzioni. Il rublo, la loro moneta, ha perso oltre il 30% di valore. La borsa di Mosca continua ad essere chiusa perché hanno difficoltà per le trattative finanziarie. Abbiamo un impatto sulla loro economia che è veramente importante e continueremo ad applicarlo, perché l'alternativa alle sanzioni, che sono uno strumento pacifico di reazione a quello che sta succedendo in Ucraina, è la guerra a livello continentale. Noi questo non lo vogliamo. Secondo, come le ho detto, dobbiamo continuare a sostenere Zelensky. Zelensky deve avere tutto il nostro supporto e anche il supporto militare che ha avuto, che sta avendo anche grazie all'ultimo decreto che abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri, che ci consente di aiutare il suo esercito ad esercitare il diritto di difesa. Mi scusi, Ministro, lei ha detto più volte: se non fermiamo Putin, Putin non si fermerà all'Ucraina. È pessimismo o sono delle informazioni certe che condividete con i vostri alleati? Cioè, qual è il piano di Putin? Guardi, al di là del piano di Putin, che abbiamo visto anche in, per esempio, quella cartina che Lukashenko indicava, l'abbiamo visto in questi giorni, che era inquietante. Noi sappiamo che Putin ha finto di trattare per oltre un mese con i leader di tutto l'Occidente. Ricordiamo il tavolo lungo 6 metri, tutti quei riti, mentre ammassava truppe ai confini con l'Ucraina e poi l'ha invasa. E ci ha detto che non volevano invaderla. Quindi noi sappiamo che in questo momento Putin, quando anche dice noi siamo aperti ad una soluzione diplomatica, dobbiamo sempre tenere a mente che lo ha già detto e non lo ha fatto. Quindi noi adesso contiamo sul fatto di sostenere l'esercito ucraino e sostenere le istituzioni ucraine nel continuare a difendersi, e i piani di Putin sono saltati perché voleva prendere l'Ucraina in 2 giorni e non ci sta riuscendo, perché quello è un popolo che sta reagendo anche a volte con proteste o con forme di resistenza non violenta, come stiamo vedendo da alcuni video nelle strade dei cittadini che si mettono davanti ai carri armati russi. E contestualmente, guardi, il miglior modo per poi convincere Putin a trattare è fargli vedere che la NATO e l'Unione Europea sono uniti, perché loro hanno provato a dividerci continuamente in questi mesi e non ci sono riusciti. E voglio dire una cosa, non si parla solo di popolo ucraino. Io voglio mandare tutta la mia solidarietà e un grande abbraccio al popolo russo, perché il popolo russo manifesta nelle piazze russe, si fa arrestare per andare contro la guerra, e noi stiamo sanzionando soprattutto gli oligarchi, stiamo sanzionando quella parte che sta nel cerchio magico di Putin e che può convincerlo a desistere. Quindi voi, diciamo, l'idea è quella di provocare un sommovimento interno alla Russia, chiamiamolo un colpo di mano, un colpo di Stato interno, o comunque una pressione talmente forte all'interno del Cremlino da spingerlo a cambiare direzione. Ma noi questi di solito sono i piani di Putin che vuole applicare all'Ucraina, visto e considerato che addirittura... Però se lei dice che attraverso gli oligarchi si spinge Putin a cambiare posizione... Perché sappiamo... No, perché noi sappiamo benissimo che gli oligarchi rappresentano la parte economica di quel paese, che è in grado anche di far capire gli effetti che sta avendo questa guerra su tutta la Russia. Chiaro, noi non siamo in presenza di una democrazia consolidata come le abbiamo noi in Europa. Senta, noi, Ministro, possiamo contare sull'opinione pubblica, ma soprattutto, diciamo, negli oligarchi che hanno una grande influenza. Al di là delle frasi convenzionali, insomma, ma lei si sentirebbe... Io mi sentirei di dire che oggi in qualche maniera l'Europa e l'Italia, l'Unione Europea e l'Italia che ne fa parte, sono in guerra contro Putin. No, questo non possiamo assolutamente dirlo. Noi non siamo in guerra. Però stiamo fornendo le armi ai loro nemici. Noi stiamo sostenendo il popolo ucraino, l'esercito ucraino e le istituzioni ucraine che hanno il diritto di difendersi. Ma andare in guerra è un'altra cosa.
E qui dobbiamo essere molto chiari, perché noi non ricordiamo fortunatamente che cos'è una guerra in questo continente da circa 80 anni e fortunatamente i nostri giovani, le nostre famiglie vivono in pace. Noi stiamo applicando i pacchetti sanzionatori e anche sostenendo militarmente gli ucraini proprio per evitare che questa guerra destabilizzi tutto il continente. Però dobbiamo metterci in testa che siamo tutti ucraini. Perché gli ucraini sono cittadini europei che stanno difendendo le democrazie come le conosciamo, non solo stanno difendendo. Senta, a un paese, a un nemico, diciamo, pericoloso e armato di testate atomiche, occorre offrire un'uscita di sicurezza, un'uscita di salvezza, cioè piuttosto che andare al muro contro muro e basta. Quale potrebbe essere una soluzione diplomatica da offrire a Vladimir Putin? Ma questo deve, vede, io vedo che c'è un grande dibattito nella nostra comunità, all'interno anche dell'Unione Europea, ma anche diciamo nel nostro paese, su quale sia la soluzione migliore da offrire a Putin per farlo desistere. Ma in realtà noi dobbiamo incoraggiare, come stanno facendo gli ucraini a stare al tavolo, perché loro devono decidere per il loro futuro. E Zelensky ha detto chiaramente oggi, io voglio incontrare Putin. In realtà ha detto, io non voglio, ma devo incontrare Putin. È una voglio cosa che non avverrà mai, lo sa, Ministro. Per trovare una soluzione. Ma noi su questo dobbiamo lavorare, perché altrimenti noi ci ritroviamo al contrario, a decidere per gli ucraini anche noi. Noi dobbiamo essere coloro che favoriscono questo dialogo e lo dico anche dal punto di vista dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Voi avete visto in questi giorni la richiesta di Zelensky. Lei è favorevole? Io credo che sia una richiesta legittima, ma poi ricordiamoci, è favorevole quasi tutto il Parlamento europeo, che ha votato quasi all'unanimità per chiedere alle istituzioni europee, alla Commissione, al Consiglio, di avviare la procedura di integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Vede, quello è quello che possiamo fare noi, perché c'è una legittima aspirazione di quel paese. A volte noi pensiamo che l'Ucraina sia lontana. Zelensky è stato eletto col 73%. I cittadini ucraini hanno eletto delle istituzioni che chiedevano di entrare nell'Unione Europea. Si può pensare, noi dobbiamo legittimamente considerare. Si può pensare al ruolo di cuscinetto dell'Ucraina, che è quello a cui ambirebbe Putin, cioè a un'Ucraina magari nell'Unione Europea, però neutrale, quindi sicuramente non membro della NATO? Guardi, se il tema era ridurre l'Ucraina ad un cuscinetto, Zelensky poteva raggiungere questo obiettivo prima, ma lì c'è un popolo e un paese ambizioso. Noi dobbiamo cercare di facilitare i colloqui di pace e riuscire a fargli raggiungere un accordo che però si basi sui due principi, sovranità e integrità dell'Ucraina. Questo l'ha appena detto anche poche ore fa il mio collega e amico, ministro ucraino degli esteri Kuleba. Ha detto, noi non possiamo discutere sull'integrità dell'Ucraina, anche perché sa qual è il punto? È che dopo domani, se si stabilisce il principio che se io ti invado con i carri armati, poi ti do un pezzo del mio paese, lo continuerà a fare, magari non Putin, lo farà qualcun altro nel mondo. Sono dei precedenti pericolosissimi che riguardano anche i paesi europei. Senta, Ministro, quindi ridefinirebbe Putin peggio di un animale, più feroce di un animale feroce, come ha detto? Guardi, sono il primo a dirlo, toni troppo alti e un rappresentante delle istituzioni non si dovrebbe mai rivolgere. L'è scappata questa frase. Rappresentante delle istituzioni, però le posso dire questo. Io ogni sera qui nell'unità di crisi faccio una riunione in cui attraverso anche il nostro bravissimo ambasciatore Zazo in Ucraina, ambasciatore d'Italia in Ucraina, noi contiamo i morti, vediamo le bombe, quali ospedali o edifici civili hanno colpito, vediamo le famiglie ucraine sotto le bombe, sono immagini che ti rimangono impresse, che non vedevamo da 80 anni nel continente europeo. Io non volevo e non voglio rivolgere accuse o offese personali a nessuno, però ribadisco che la guerra di Putin in Ucraina è assolutamente atroce e va fermata portando al tavolo le parti e trovando una soluzione di pace con la diplomazia. Grazie al Ministro Di Maio per essere stato Grazie con noi. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Prima di farvi parlare con l'ufficiale più alto in grado italiano in tutta Europa, il generale Graziano, voglio farvi vedere queste immagini piuttosto scioccanti di soldati, giovani soldati russi catturati dagli ucraini.
Questi video che vedrete sono video naturalmente rintracciati su dei canali Telegram, sono video di propaganda naturalmente, di propaganda militare degli ucraini, che però ci raccontano anche qualche verità, perché nelle guerre la verità e la propaganda sono intrecciate in una maniera spesso difficile da comprendere. Vediamo. Zagni. Il 24, durante delle esercitazioni, abbiamo avuto l'ordine di metterci in marcia su un percorso sconosciuto. Ci siamo portati scorte di cibo e acqua sufficienti per 3 giorni. Dopo 3 giorni saremmo dovuti rientrare al campo. Quella notte abbiamo attraversato la frontiera con l'Ucraina. I miei non sanno dove mi trovo. Il 23 ci hanno tolto il telefono e i documenti. Il 4° giorno ci siamo imbattuti in una squadra di difesa territoriale, ci siamo arresi in modo volontario e ci siamo consegnati come prigionieri. Con questo video voglio chiedere che i cittadini scendano in piazza e inizino a protestare. Da entrambe le parti stanno morendo persone innocenti che non vogliono una guerra. Qui vengono uccisi i civili e vengono bombardate le città. Non si può andare avanti così. Vi prego, fermate questa guerra, credetemi sulla parola. Ciò che sta accadendo qui è indescrivibile. È un incubo. Sono un militare delle forze armate della Federazione Russa. Soldato semplice Tolkov Yuri. Sono nato nel 2000. Faccio appello a tutti i militari esortandoli a non entrare sul territorio dell'Ucraina e a non fare la guerra. Appena abbiamo oltrepassato il confine, la nostra colonna è stata presa di mira. Poi mi hanno portato in ospedale dove sono stato operato. Ora mi trovo a Poltava come prigioniero militare. Sono dell'unità militare di Mosca. Mi chiamo Ramsov Roman. Vengo dalla regione di Belgorod. Potete contattare mia moglie. Pronto? Calma. Calma. Calmati, mamma. Come stai, figliolo? Va tutto bene. Va tutto a posto. Sono stato fatto prigioniero. Dovete andare al comitato delle madri dei militari per dire dove siamo e cosa stiamo facendo. Qui c'è un caos totale, mamma. Le nostre truppe stanno bersagliando ospedali, asili nido, reparti maternità. Ho capito, figlio mio. Ti voglio bene. Tantissimo. Mettetevi insieme. Fate quello che vi ho chiesto. Diffondete questo video. Poi ne parleremo. Intanto saluto il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, che è composto dai capi di Stato Maggiore della difesa degli Stati membri e del generale italiano più alto in grado in Europa. Buonasera, generale. Grazie. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Senta, generale, lei da quant'è che è in servizio? Quanti decenni? Quasi 50 anni. Quasi 50 anni. Ha mai vissuto dal secondo dopoguerra in Europa una fase così pericolosa? Assolutamente no. La guerra, la minaccia non è mai stata così vicina all'Europa, anche quando c'è stata la guerra in Bosnia-Herzegovina, era una guerra al cuore dell'Europa, ma non era portata all'Europa, non era di queste dimensioni, non era generata da una potenza come la Russia. È un fatto senza precedenti. Nel 2022 all'interno dell'Unione Europea, dell'Europa, non c'è una guerra ibrida, ma c'è un'invasione fatta di carri armati, fatta di missili, fatta di bombardamenti, fatte di navi anfibie, fatte anche di guerra ibrida. Una situazione che sembra aver portato drammaticamente indietro le lancette della storia di 77 anni, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, neanche ai periodi più brutti della Guerra Fredda, perché non c'è mai stato un confronto di questo tipo, e che ci porta anche a analizzare forse in una chiave diversa molti avvenimenti che hanno coinvolto la Russia dal 2008 con l'invasione in Georgia, dal 2014 con l'invasione della Crimea, il 2015 l'intervento in Siria, che infatti ha votato a favore della Russia all'Assemblea Generale, l'invio di militari in Libia e poi gli avvenimenti in Central Africa e in Mali di questi giorni. E se ne parla poco perché questo evidentemente prende l'opinione pubblica, ma anche là Wagner, le compagnie private stanno avvolgendo e aggirando. Questo fa dire che probabilmente questo non è l'unico obiettivo della Russia, ecco, dell'Ucraina. Questo è che le volevo chiedere. Qual è il vero obiettivo di Vladimir Putin, secondo la vostra valutazione? Ma secondo la valutazione è quella di ricreare una potenza russa che si avvale di stati che gli sono favorevoli, come la Bielorussia, che lo supportano, ritornando, a contare a livello
globale, cambiando la situazione geopolitica globale. Questo avviene in un momento oggettivamente in qualche misura in cui l'Occidente era anche abbastanza in debolezza dopo le primavere arabe, dopo il ritiro, la sconfitta in Afghanistan, dopo la percezione in qualche modo di un ripiegamento dopo molti anni di impiego in operazioni di pace e sicurezza. Cioè, quello che uno si domanda, generale, mettiamo pure che Putin conquisti l'Ucraina e arrivi fino ai confini occidentali dell'Ucraina. Possiamo in qualche maniera pensare che si fermerà lì o riteniamo che vi sia un allarme per quanto riguarda le nazioni nell'area NATO come la Polonia, l'Ungheria? Ma adesso la NATO, io sono dell'Unione Europea, del Comitato Militare dell'Unione Europea, evidentemente la NATO è l'alleanza difensiva più potente del mondo e si interessa della difesa dello spazio transatlantico, quindi oggettivamente i paesi della NATO sono protetti dall'ombrello della NATO, i paesi baltici, quindi oggettivamente in questo momento un pericolo per la NATO di invasione non c'è. Il problema è che, e questo, da questo nasce anche la strategia dell'Unione Europea, quella di supportare l'Ucraina anche attraverso l'invio di armamenti, ma di supportare anche gli stati che possono essere a rischio come l'Ucraina. Pensiamo alla Moldavia, pensiamo alla Georgia, ma guardiamo anche i Balcani occidentali, dove abbiamo raddoppiato la presenza militare in Bosnia e allora, nell'operazione Altia, proprio per effetti di queste destabilizzazioni. Allora, generale, il tema è: abbiamo fatto vedere questi giovani soldatini, chiaramente anche tenuti in una condizione tipica dei video di propaganda, quindi c'è anche una certa, secondo me, propaganda nel raccontare la palude, l'impasse dei russi in questo momento. A suo modo di vedere, qual è la situazione reale dei russi sul campo dal punto di vista militare? Cioè, come sta andando l'offensiva di Putin? E chiaramente ci troviamo di fronte da tutte le due parti a una campagna di disinformazione, all'uso militare della propaganda, quindi tutte le notizie vanno prese evidentemente con attenzione, però questa sono l'espressione certamente di una situazione diversa da quella che era attesa dalla Russia, che sicuramente voleva condurre una campagna rapida, diretta al centro di gravità di Kiev, cioè a rovesciare il governo legittimo per instaurare un governo filo russo e nello stesso tempo ottenere dei vantaggi territoriali nel Donbass, in Crimea, probabilmente congiungendo il Donbass e la Crimea e controllando il Mar Nero e il Mar d'Azov. Evidentemente l'offensiva non è riuscita nei termini voluti, probabilmente non si proponeva neanche tutto questo sangue. Infatti è nata una spirale, una sorta di dilemma. Per vincere Putin, e deve vincere, perché una sconfitta in Ucraina evidentemente metterebbe a rischio la stabilità del suo potere, deve alzare il livello di violenza. Per alzare il livello di violenza evidentemente semina sangue e crea malcontento nel mondo, e nello stesso tempo il tempo gioca contro di lui, e l'Ucraina ha dato prova di una solidità inaspettata, di avere in questi anni di libertà maturato uno spirito nazionale, ma anche uno spirito identitario di libertà e di volontà di combattere. Le forze armate ucraine non si sono sfaldate, stanno resistendo. Evidentemente la Russia ha una potenza soverchiante, per cui militarmente può sicuramente nel lungo termine vincere, in quanto lungo non lo possiamo dire, ma nel lungo termine può vincere, ma un'eventuale vittoria cambiando il governo con un governo filo russo non cambierebbe di fatto la storia, perché scaverebbe un solco profondo con uno Stato con cui non si potrebbe parlare. Che farebbe fatica a tenere sotto controllo, dice lei, perché appunto c'è una fortissima resistenza proprio a livello della popolazione. Senta, però l'Ucraina resiste anche perché l'Unione Europea la sta armando e anche l'Italia sta mandando armi in Ucraina. La mia domanda è: armare l'Ucraina è necessario, è etico ed è prudente? Ma una delle tre risposte per l'appunto dell'Unione Europea è quella di supportare l'Ucraina per la prima volta anche attraverso la fornitura di armi. Ed è interessante notare come questa decisione è stata presa in 4 ore, quando decisioni del genere normalmente richiedono
10 anni, quindi l'emergenza ha mosso le coscienze europee. È prudente, evidentemente non è stato prudente da parte russa condurre un'invasione che è uccidere donne e bambine indiscriminatamente. Non è prudente la resistenza degli ucraini, ma è giusta, perché difendono la propria patria e il proprio essere. L'eccesso di prudenza certe volte genera paura e la paura genera la sconfitta. Di fronte a un'aggressione di questo tipo, essere troppo prudenti probabilmente ottiene l'effetto opposto. È un messaggio di unità da parte dell'Unione Europea alla Russia, è un messaggio probabilmente a lungo termine di prudenza. Generale, parlavo, questo suo punto è chiaro, sia sulla necessità che sulla prudenza. La domanda sull'etica, diciamo, di armare gli ucraini affonda su un tema. Ci sono autorevoli posizioni, tra poco ne sentiremo una, il professor Alessandro Orsini, per esempio, l'Università Lewis, che studia appunto, esperto di studi strategici, che sostiene che la forza così schiacciante dei russi rispetto agli ucraini dovrebbe essere riconosciuta, perché armare gli ucraini servirà soltanto a provocare più massacri e più vittime civili, perché porterà a un innalzamento dell'uso della forza dei russi. Non è tutto è possibile, ma nella valutazione che abbiamo fatto e che io stesso ho fatto, perché gli ucraini con questa resistenza ci hanno stupiti, c'è stata anche la possibilità di un conflitto ancora più prolungato, nel senso che dovessero anche i russi prevalere e instaurare su una parte dell'Ucraina un governo, potrebbe nascere una rivolta prolungata, una guerra interna prolungata nel tempo. Quindi in questo momento l'invio delle armi è etico, nella misura in cui una guerra è sempre sbagliata, e difatti noi salutiamo i negoziati e speriamo che possano ottenere in fretta dei risultati positivi. Ma esiste un'etica militare, che è sicuramente quella di fermare i massacri dei civili. Esiste un'etica, qualche volta purtroppo dobbiamo riprendere alla mano parole come la guerra, perché c'è la guerra, nemico, perché ci sono dei nemici, ed etica l'autodifesa di un popolo, sicuramente sì, un popolo aggredito ha il dovere morale di difendersi, un dovere riconosciuto, e un paese democratico va protetto dall'organizzazione dei paesi democratici. Quindi nel caso specifico l'invio delle armi da un'organizzazione che sicuramente non ha finalità aggressive come l'Unione Europea è un atto etico, è un atto che si inserisce in un voto unanime dell'Assemblea delle, non unanime, chiedo scusa, maggioranza dell'Assemblea delle Nazioni Unite, che condanna l'aggressione russa. Come finirà, generale? Ma secondo me durerà ancora, mi auguro che i negoziati portino a un successo, evidentemente non sarà ancora una cosa breve, ma ci vuole una forte unità dell'Europa e del mondo occidentale per dissuadere i russi, e dopodiché il negoziato deve essere condotto dalle parti in causa e qualunque scelta deve essere fatta da un paese sovrano, un paese democratico, lavorando insieme. Certamente dopodiché esiste una piattaforma negoziale, io ho condotto tanti negoziati nella mia vita e i negoziati richiedono sempre delle concessioni, ma non si negozia normalmente con successo sotto attacco e sotto bombardamento. Grazie al generale Graziano per essere stato con noi. Allora io intanto saluto Federico Fubini, inviato editorialista del Corriere della Sera, saluto Alberto Negri, firma, grande inviato di guerra, oggi analista e editorialista del Manifesto, e il professor Alessandro Orsini, che ho prima evocato, sì, che è docente di studi strategici all'università. Direttore dell'Osservatorio Sicurezza Internazionale alla Lewis, ha scritto l'ultimo saggio Teoria Sociologica Classica e Contemporanea, in cui parla anche, diciamo, di questo fantasma che si sta incarnando. Saluto Natalie Tocci, che è direttrice dell'OIAI, l'Istituto di Affari Internazionali, bentornata anche a lei. Con noi in collegamento il professor Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Strani di Siena, storico dell'arte. Buonasera al professor Montanari. Allora, credo che da Kiev sia già anche in collegamento con noi un giornalista molto combattivo, molto legato al proprio paese, al destino del suo paese, che è Vladislav Maestruk. Buonasera e benvenuto anche a lei. Prima di cominciare a parlare, però, con Alessio Lasta vi porto
attraverso questo straordinario reportage vi raccontiamo che cosa sta già succedendo alle frontiere. Alessio Lasta. La guerra ha i volti dei rifugiati ucraini di Przemysl, la prima stazione polacca in territorio europeo. Arrivano a tutte le ore e da tutte le parti dell'Ucraina. Ho 29 anni, sono arrivato con un amico. Ero a Leopoli, ho provato a cercare un taxi, ma nessuno ci voleva portare perché c'erano chilometri e chilometri di coda. L'abbiamo fatta a piedi, 94 chilometri. Alla frontiera c'era il delirio. Abbiamo aspettato 2 giorni e 2 notti senza dormire. Riesci a immaginartelo? Senza cibo e un freddo cane. Guarda il mio amico. Lui è più stremato di me. Io forse sono l'unico che è qui per tornare indietro. Torna indietro a combattere? Certo, è il mio paese. Lì c'è mio figlio. I russi sono a quasi 2 chilometri dalla città. Io so sparare. Ci difenderemo. Guarda, ho comprato 20 walkie-talkie per comunicare tra noi civili se saltano le linee. Lei offre un passaggio, stanza in Polonia, Germania e Svizzera e cibo. Certo, ho amici all'estero e mi hanno detto vai lì e se qualcuno vuole venire da noi fallo venire. Io ne sto ospitando già 5 a casa mia, a 1 ora da qui. Questa è l'Europa che vogliamo mostrare a Putin. Esseri umani prima di tutto. Anche se non so come finirà tutta questa follia. Sono le 10:40 della sera e stiamo andando verso il valico di Medica. Lì ci sono gli autobus delle persone che arrivano, che accolgono i profughi per portarli poi in altre città della Polonia. Ci sono delle persone con delle coperte. Ci sono 0 gradi qui questa notte, yeah. Guardate quanto yeah. È lunga la coda per entrare dentro quest'autobus che per molti di loro è la speranza di avere un'accoglienza e anche forse un futuro in Europa. Sono fuggito da Kharkiv, lì non potete immaginare cosa hanno fatto i russi. Io sono scappato su 2 piedi, tutto quello che ho portato è questo zaino con il computer, i documenti e un po' di cibo. Ho lasciato indietro tutti i miei vestiti, ho addosso solo quelli che vedi. Tutto quello di cui ho bisogno ora è dormire. Non so neanche come faccio a reggermi ancora in piedi. Vengo da Odessa, ci ho messo 20 ore di viaggio, senza mangiare, senza dormire. Appena sono arrivata qui, ho visto che distribuivano i panini e dell'acqua. Ho detto, signore, ti ringrazio. Un panino e dell'acqua, capisci? Abbiamo appena superato il confine tra Polonia e Ucraina e queste sono le file di macchine in attesa per ore per varcare la frontiera verso la Polonia. La colonna, vedete quant'è lunga e credo che sarà così per chilometri. Sono i primi presidi qua dell'unità di difesa territoriale fatta da civili. In 104 chilometri dal confine fino a Leopoli passo almeno 10 checkpoint dell'unità di difesa territoriale ed è ormai sera quando arrivo in città. Avete armi, munizioni, stupefacenti? No. Posso vedere il bagagliaio? Sì, certo. Ok, tutto in ordine. Che Dio vi benedica. Quando manca ormai 1 ora al coprifuoco delle 10, incontro, alla periferia della città, questi ragazzi con la torcia e i giubbotti, in giro di notte, per un quartiere semideserto e silenzioso. Abbiamo telecamere ovunque, il quartiere è tutto chiuso. Chiunque entri o esca lo vediamo. Ormai basta un'applicazione come questa, vedi? Ha fino a 16 telecamere. Questa portineria in pratica è il vostro quartier generale. Chiamiamolo così. Qui c'è uno di noi che a turno H24 controlla tutte le telecamere. Girate anche armati? Io sì, per esempio. Ho questa qui. È piccola, pratica. 10 colpi e via.
Vieni, ti faccio vedere come si prepara una Molotov. Prendi una bottiglia di vetro, ci metti dentro un terzo di olio da motore e due terzi di benzina. Poi prendi questo straccio, lo tagli e ci fai la miccia. Ecco il nostro regalo di benvenuto ai russi. Praticamente è suonata per adesso la sirena e stiamo scendendo tutti da dove prima siamo saliti. Se io e queste persone riusciamo a metterci in salvo con le nostre gambe, venite a vedere i bambini dell'ospedale oncologico pediatrico di Leopoli. Loro no, loro non riescono a salvarsi da soli. Guarda, bambini malati di cancro arrivati qui da Kiev e Kharkiv, dove i russi hanno bombardato gli ospedali. E riprendi pure, hai l'ok dei genitori. Se sono molto piccoli ne mettiamo anche tre per stanza, perché non ci sono più spazi. Guarda lui, non si può alzare dal letto. Quando suonano le sirene lo portiamo giù in braccio fino al rifugio. Quattro piani. Qui abbiamo messo il nastro a tutte le finestre, così se dovessero bombardare i vetri non ti piovono addosso. E questa è la stanza dei nostri pazienti più gravi. Li abbiamo sistemati nello scantinato perché non è pensabile spostarli in caso di attacco. Chi può camminare invece viene in questo rifugio. Non è certo un bel posto, ma almeno è sicuro. Bombardare gli ospedali oncologici pediatrici vuol dire interrompere la chemio dei bambini e condannarli a morte. Dovete raccontare questo. La guerra che non si vede e che uccide gli innocenti. La stazione di Leopoli è l'ultimo approdo ucraino. Da qui partono i treni per Polonia e Ungheria. L'Europa, l'inferno dei vivi di Kiev, Kharkiv e Zhytomyr, passa da qui. Veniamo da Kiev, in periferia. I russi ci hanno bombardato un sacco di volte e così siamo scappati. Non c'erano soldi per comprare i prodotti, i negozi erano vuoti, terribile. La mia piccola è ancora sotto shock e piange sempre. Guardate qui quante persone sono praticamente tutte arrivate qui e non riescono ad andare avanti, sono tutte persone che stanno tentando di prendere il treno per la Polonia, è affollato fino lì in fondo e chissà chi riuscirà a farcela e chi no. Sopra c'è mia nonna. Io volevo raggiungerla, ma non mi hanno fatto salire. Perché? Sul treno non c'è più posto. Non posso far salire più nessuno. Qua hanno fermato praticamente le persone perché non scendano sotto dove c'è il treno per la Polonia. Telefonami tu quando ti sei sistemato. Lei è mia moglie Ludmilla e quelli sono i miei due bambini. Poi lì ci sono mia madre e mia sorella. Cosa vuoi farci? Mio marito resta qui e noi andiamo in Polonia. È la prima volta che io e Vasily ci separiamo, dopo 19 anni di matrimonio e due figli. Ehi, smettila di piangere. Dai, ti chiamo presto. Avanti solo le donne e i bambini, da questa parte. Ho detto solo le donne, tu dove vai? Devi tornare indietro, indietro! Tra le persone che corrono a caccia di un posto in treno, ritrovo Ludmilla e i suoi bambini. Ma qualcosa non va. Questo è il mio passaporto. Loro sono i miei bambini e lui è mio nipote. Vi scongiuro, fateci passare. Quello che vi sto dicendo è vero. Va bene, signora, non pianga. Stia tranquilla, che ora vediamo. Mi scusi, ma sto passando l'inferno.
Quanti anni hanno? Mio nipote 15, mio figlio 8. Non ha qualche documento per i bambini? Almeno una foto di riconoscimento, qualcosa? Intende una foto in cui sono tutti insieme? No, signora, intendo i documenti dei ragazzi. La prego, non ho i loro documenti con me. Ma li vede anche lei che sono loro, la prego. Va bene, ok, mi mostri le loro fotografie sul telefono e poi vi faccio salire tutti. Signore, grazie. Grazie che ci hai salvato. Allora, Natalie Tocci, vorrei cominciare da lei, proprio dall'analisi di quello che è successo oggi, cioè questi colloqui per una tregua che però è finalizzata soltanto alla creazione di corridoi umanitari, come dire chi vuole andarsene dall'Ucraina se ne vada adesso perché dopo sarà troppo tardi, e questo discorso di Putin che sostanzialmente dice l'Ucraina è nostra e ce la prenderemo. A che punto siamo? Beh, siamo al punto che la diplomazia sta a zero. Nel senso che chiaramente le autorità di Kiev partecipano a questi colloqui come è giusto che si faccia, ma è chiaro che quello che vuole Putin è una resa. Cioè, quando Putin dice chiaramente a Macron che quello che vuole è l'intera Ucraina, non gli sta dicendo voglio il riconoscimento della Crimea, voglio il riconoscimento di Donetsk e Lugansk, gli sta dicendo voglio l'Ucraina, punto. E di fronte a questo e di fronte al fatto che i bombardamenti si sono intensificati, cioè siamo passati in un'altra fase della guerra, una fase infinitamente più cruenta, e proprio perché nella prima fase Putin non è riuscito a ottenere gli obiettivi che si era prefissato, perché ha scoperto, non lo so se l'ha scoperto o l'ha capito, ma si è scontrato con la realtà che esiste un'Ucraina. E quest'Ucraina sta reagendo, ma non si può permettere a questo punto di fermarsi, e quindi la violenza aumenta. Quindi, insomma, la diplomazia sotto le bombe non si fa. Alberto Negri? Beh, la guerra ha preso una piega siriana, come abbiamo cominciato con le immagini di Aleppo, ma anche un po' una piega cecena, perché le immagini di Grozny ci dicono qualche cosa e hanno insegnato molto ai russi. La guerra ha avuto un andamento sussultorio, loro sono entrati dentro pensando probabilmente di sfondare, di avere una resa veloce dell'esercito ucraino, non è stato così, hanno trovato resistenza, una resistenza anche organizzata, perché gli americani hanno avuto tempo di organizzarli un po' e di mandargli delle armi, no? E poi cosa è successo? Loro stanno assediando le città e le stanno assediando però lentamente, come se le volessero soffocare, perché entrare dentro nelle città è pericoloso, una guerriglia urbana è pericoloso. Cos'è successo in Cecenia? In Cecenia è successo che gli hanno fatto fuori ai russi tutti i carri armati dentro Grozny. Quindi stavolta non entrano con le colonne dei carri armati. Prima vogliono in qualche modo svuotare da dentro queste città, e più si va avanti in questo e più l'orrore aumenta. E quindi queste enormi colonne fuori sono semplicemente come le spire di un pitone che piano piano inizia a stringere. Sì, diciamo. E poi soprattutto sono un aspetto. Probabilmente sono le colonne più logistiche, eccetera, non sono i mezzi d'attacco, e vi discorrendo. Lui, lo diceva anche il generale Graziano, Putin, non poteva permettersi di fare un bagno di sangue all'inizio. Poi si è accorto che c'è la resistenza, si combatte con mezzi che probabilmente sono ancora noi ignoti, da parte delle milizie e dell'esercito ucraino soprattutto, e a questo punto deve fare dei morti per terrorizzare la popolazione e svuotarli. Il corridoio umanitario serve a questo. Cos'è successo in Siria? Assediavano le città, si facevano i corridoi umanitari per svuotarle dalla popolazione. Chi rimaneva era complice, era combattente, quindi era un soldato. E si radeva al suolo tutto. Allora, Federico Fubini, hai scritto sul Corriere all'epoca dei nostri nonni un caduto era un motivo d'orgoglio. Come dire, oggi no, un caduto è una vergogna, no? Dobbiamo metterci tutti l'elmetto per Kiev? No, quello che ho scritto è che è cambiata completamente la percezione della guerra nei paesi occidentali e nelle democrazie, è cambiata perché per fortuna non siamo più stati coinvolti in guerre, e l'idea di morire in guerra è diventata inaccettabile nei paesi occidentali, mentre noi vediamo un regime come quello di Putin, che ha mandato consapevolmente al massacro, le cifre ufficiali non ci sono, ma ho sentito parlare di 6.000, 7.000, non sono notizie ufficiali, dei suoi, no? Dei suoi,
per non parlare dei morti civili, l'ultima cifra che ho letto è circa 2.000. Noi non siamo disposti a combattere, è un fatto, non sto dando un giudizio. Allo stesso tempo dobbiamo aprire gli occhi sul fatto che questa non è solo una guerra contro l'Ucraina, questa è una guerra contro di noi, perché Putin chiaramente, questo agente del KGB alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, che fu assediato al momento della caduta del muro di Berlino nella sede del KGB a Dresda, che stava per essere ucciso, no? Ce lo ricordiamo, vuole giocare la rivincita della sconfitta della Russia nella guerra fredda. Dunque non c'è niente che ci possa far pensare, che ci possa rassicurare sul fatto che lui si fermerà. L'ha detto il generale Graziano, è molto probabile che da qualche parte nella sua testa ci sia l'idea di andare a testare la solidarietà della NATO se dovesse fare un attacco puntuale su un paese della NATO, se dovesse stringere d'assedio i paesi baltici. Perché ricordiamocelo che c'è un punto fondamentale, che se noi facciamo entrare le armi dalla Polonia in Ucraina e le armi non ce le portiamo noi, perché un esercito non possono essere i polacchi a entrare in territorio ucraino con le armi, ma ci entrano o dei come si chiamano, i privati, diciamo, no? I contractors, oppure sono gli ucraini a andarsela a prendere in Polonia, e se un drone russo colpisce, diciamo, questi contractors 100 metri dentro il confine polacco, siamo in guerra. A quel punto è la NATO che deve decidere come reagire, in che proporzione, ma è una responsabilità enorme. Quello che volevo dire, a mio avviso, poiché questa è una guerra anche contro di noi, perché l'Ucraina è stata aggredita perché vuole diventare un paese come noi, gli ucraini vogliono vivere come noi, vogliono la libertà. E se questa è la logica, che del resto Putin non ha mai nascosto, io come giornalista mi è capitato solo una volta di seguirlo in una conferenza stampa, ed era a Helsinki, un vertice europeo, forse era il 2001, dunque era teoricamente ancora il Putin che guardava negli occhi Bush, eccetera. È impressionante, perché parlò per un'ora come un militare, con estrema aggressività, e questo è il 2001. Nel 2007 lui ha presentato la sua visione, che è coerente. C'è una coerenza nella storia politica. Siamo noi che non l'abbiamo avuto. So che Alessandro, il professor Orsini, ha delle posizioni su questo un po' diverse, tra poco l'ascoltiamo. Prima coinvolgo un altro, il professor Montanari, su una mia riflessione, che raramente ci siamo trovati in un discorso così totalmente di guerra, cioè in cui le opzioni non militari sono fuori dal quadro, no? Nel senso che sono considerate apertamente come perdenti, come se nessuno ci credesse davvero, cioè l'unica trattativa in piedi è come far uscire i civili prima dell'inferno, no? Ecco, dobbiamo entrare in questa logica, cioè le ragioni della diplomazia, della tregua e della pace sono sconfitte in partenza in questo quadro, in cui obiettivamente abbiamo un dittatore che dice l'Ucraina è mia. Ah, intanto quando si arriva alla guerra tutto sembra sbagliato, non sembra possibile prendere decisioni giuste, e davvero poi dalla propria casa sicura è difficile e penoso parlare di queste cose, bisogna farlo credo sottovoce e soprattutto facendosi delle domande più che avanzando delle risposte. Io mi domando se davvero cominciamo a dire che la diplomazia, che la pace, che il dialogo non hanno nessuno spazio, che cosa resta? Resta la guerra, e resta la guerra, e non sappiamo fino a che punto si spingerà, lo abbiamo appena sentito. C'è una differenza, che è quella che diceva Fubini, ed è evidente. Per noi la vita umana ha un altro valore, e ci chiediamo se dobbiamo guardarla invece con gli stessi occhi di Putin. C'è un famoso episodio che riguarda Isaiah Berlin, il filosofo liberale, di fronte a una domanda molto complessa e articolata, che era qual è il suo pensiero sulla morte, rispose: sono contrario. E questa è l'unica certezza, direi. Ci sono altre posizioni che negli ultimi anni sono state avanzate. Penso all'enciclica del Papa Fratelli Tutti, che ha ribaltato una dottrina secolare della Chiesa, dicendo che alla luce dell'atomica e delle armi di oggi la teoria della guerra giusta è difficilmente difendibile, perché i rischi potenziali sono molto superiori agli ipotetici benefici.
E questa non è una definizione astratta, come dire, vediamo queste immagini e ci chiediamo se siamo in quella situazione. Armi agli ucraini è una questione enorme. Certamente credo che le armi, qualunque cosa si pensi, armi senza dialogo, senza diplomazia, sia un errore fatale. Non si può pensare che sia l'unica voce quella delle armi, anche perché è evidente che per quanto eroica questa resistenza è destinata a essere piegata con un prezzo enorme che si misura in vite umane. Diciamo, guadagniamo dei giorni, rendiamo la vita più difficile a Putin. Quante vite umane costa questo? Questo è un punto e su questo voglio coinvolgere il professor Orsini, no? Io vorrei innanzitutto dire che possiamo uscire da questo inferno soltanto se noi riconosciamo i nostri errori. E abbiamo poco tempo, quindi dobbiamo fare presto a riconoscere gli errori dell'Unione Europea, che sono molto grandi. La responsabilità militare di questa tragedia è tutta di Putin e io condanno con tutte le mie forze questa invasione e sono totalmente schierato dalla parte del blocco occidentale e dalla parte degli ucraini. Ma la responsabilità politica di questa tragedia è principalmente dell'Unione Europea. Per quale motivo? In primo luogo perché questa era la guerra più prevedibile del mondo. E io mi sono sgolato per dire che certamente la Russia avrebbe invaso l'Ucraina, perché esiste una legge ferrea della politica internazionale la quale prevede che le grandi potenze proibiscono categoricamente ai paesi confinanti, laddove sia possibile, di avere una linea di politica estera che rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale. Quello che Putin sta facendo oggi all'Ucraina è esattamente la stessa identica cosa che Kennedy ha fatto a Castro nel 1962. Cioè gli Stati Uniti dissero a Cuba: tu non puoi avere una linea di politica estera indipendente dagli Stati Uniti che metta a repentaglio la mia sicurezza nazionale. Se tu provi a impiantare missili sovietici a Cuba, io ti distruggo e sono disposto ad arrivare fino all'escalation militare. In altre parole, quello che accade è che l'Ucraina sta alla Russia come il Messico e il Canada stanno agli Stati Uniti. Se il Messico oggi si alleasse con Putin, certamente gli Stati Uniti distruggerebbero il Messico o assassinando il suo presidente o favorendo una guerra civile in Messico oppure con uno sfondamento del confine facendo esattamente questo tipo però di guerra. Quindi il punto fondamentale è comprendere la logica delle grandi potenze i cui comportamenti sono largamente prevedibili perché fanno le stesse cose da centinaia di anni. Vediamo adesso all'Unione Europea. Dove ha sbagliato l'Unione Europea? Tutte le grandi potenze o quelle potenze che ambiscono a essere grandi hanno delle linee rosse. Gli Stati Uniti hanno varie linee rosse, una delle quali è Israele, che non può essere toccato. La Russia ha una linea rossa in Ucraina e in Georgia. La Cina, quando le sarà possibile farlo, ha una linea rossa a Taiwan. L'Unione Europea non ha linee rosse. L'Unione Europea avrebbe dovuto dire agli Stati Uniti: premesso che io amo profondamente gli Stati Uniti perché è un paese che mi ha dato tantissimo nella vita e io amo profondamente gli Stati Uniti, avrebbe dovuto dire l'Unione Europea agli Stati Uniti: noi vi amiamo, noi europei amiamo voi americani, ma noi abbiamo una linea rossa che voi americani non dovete permettervi di superare. Voi non potete, e qual è questa linea rossa? Non potete fare. Ideale, quale sarebbe dovuta essere? Non allargare la NATO la linea rossa, così a est? La linea rossa è che l'Unione Europea deve rifiutare drasticamente qualunque politica che metta in pericolo la vita degli europei. Un secondo soltanto. Come uscire? Gli Stati Uniti ci spiegano come dobbiamo uscire da questa crisi. Siccome loro ci sono superiori in quasi tutto, ce lo insegnano loro. Come uscì Kennedy dalla crisi dei missili? Disse a Khrushchev: noi adesso facciamo un accordo segreto che nessuno deve conoscere. Io tu ti impegni a togliere i missili sovietici da Cuba e io entro un anno ti tolgo i missili Jupiter dalla Turchia. Ma questo accordo segreto non può essere rivelato perché io sto massimizzando la sicurezza degli Stati Uniti, minimizzando la sicurezza degli europei. Quindi, diciamo, il tema dell'allargamento della NATO, sintetizzo, a est, è stato far credere o far pensare agli ucraini che potessero accedere alla NATO, è stato un gravissimo errore. È stato un gravissimo errore perché l'Unione Europea ha demandato questa questione alla NATO. Mentre i paesi dell'Unione Europea sono tutti in Europa, i paesi che compongono la NATO non sono tutti in Europa. Dunque il Canada, l'Australia e gli Stati Uniti non temono una guerra in Ucraina come dovremmo temerla noi europei. Chiaro, noi Federico europei... Fubini? Nel suo amore per gli Stati Uniti dovrebbe studiare la storia degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti non hanno mai bombardato le città cubane, non hanno attaccato Cuba,
Nessuno sta parlando di mettere testate nucleari. Ma no, allora non mi interrompa, per favore. Nessuno no, sta parlando di mettere. Se lei dice allora, delle... no, allora io non l'ho interrotta. Se lei dice delle cose okay. sbagliate. No, io non l'ho interrotta. Allora io non l'ho interrotta. Calma, interrotta giochiamo... però. No, calma, allora, calma, ha iniziato allora, così non si parla. No, così non si parla. Allora io non l'ho interrotta quando lei ha detto calma, quello che ha male, detto. Però stia calmo, però. No, mi vuole insegnare la storia americana. Mi affabbio se lei mi interrompe. Ok. Va bene? Ok. Allora. Nessuno sta minacciando la sicurezza della Russia se non Putin, che sta opprimendo il suo popolo in uno stato di polizia. Ok, questa è la realtà. Quello che lei dice è falso. Nessuno... perché c'è stata la Siria, perché noi Putin lo abbiamo attaccato. Allora, abbiamo detto che cosa ci interrompiamo o no? Allora, se giochiamo per interrompersi, urliamo tutta la sera, sì, nessuno ha capito niente. Scusi. Però io vorrei puntualizzare le cose non vere che lei ha detto. Lei dice delle cose vere. Uno per volta. C'è il tempo di dire, dibattere e ribattere, tranquillo. Numero uno, l'Ucraina non è lontanamente vicina all'ingresso della NATO, ok? L'Ucraina non è lontanamente non è vicina prossima, all'ingresso della NATO. Non se ne sta parlando. Ma è ovvio che Putin deve tempo, anticipare l'ingresso, che fa? Detto, aspetta che allora, entri nella NATO e poi l'attacca. Vabbè, allora, non è così che si discute, così io non posso discutere. No, stiamo tranquilli. No, non sto tranquillo, perché io sto lasciando parlare le persone, sono state dette delle cose che non sono vere, nessuno sta pensando di mettere delle testate nucleari in Ucraina, nessuno sta minacciando la Russia, la NATO è un'alleanza difensiva che non ha mai fatto la guerra a nessuno ed è molto diverso dal mettere delle testate nucleari che minacciano gli Stati Uniti. È una cosa molto diversa. In ogni caso, la guerra, gli Stati Uniti a Cuba non l'hanno mai portata, queste scene non le abbiamo mai viste, questo è quello che sta succedendo, la responsabilità politica. Ma l'Iraq, di quello l'Afghanistan, che, allora, ma lei che mondo, in che mondo vive? Lei ha parlato di Cuba, la responsabilità politica di quello che sta succedendo adesso è di una persona allora, ed è di un regime. Allora facciamo una cosa. Vabbè, allora, in questo modo no, non riusciremo mai. Posso soltanto replicare un secondo? Facciamo una cosa, do la pubblicità così vi raffreddate, rinfrescate, intanto c'è tempo, Capisco che questa, diciamo, i toni sono accesi perché stiamo vivendo una cosa che non abbiamo vissuto in precedenza e tutti siamo molto, diciamo, accalorati. Quindi con calma e ne parliamo. Ripartiamo da qui, dal tema. Questo tema dell'allargamento a est della NATO è un tema cruciale. Certo. È vero, non è vero. L'altra domanda che uno può porsi è però se non ci fosse stato l'allargamento della NATO fino ai confini polacchi... Putin si sarebbe preso anche la Polonia? Ecco, uno potrebbe anche domandarsi questo. Però fermi un attimo. No, però voglio pubblicità. Aggiungere una cosa prima della pubblicità. No, sono i popoli di quei paesi che chiedono di entrare nella NATO. Non è la NATO che si espande. Va bene. Ok? Break, sono ripartiamo. Paesi democratici. Ripartiamo da qui. Calma, calma e gesso. Oh, però Federico... Un attimo. Allora, eccoci qua. Diciamoci la verità, il punto fondamentale a questo punto, al di là delle responsabilità o meno dell'Occidente, l'allargamento della NATO, se c'è stato o non c'è stato, prima concentriamoci su come si ferma quest'uomo, se c'è la possibilità di fermarlo. Allora, il professor Orsini sostiene una tesi e dice armare, dare le armi ai civili è sbagliato. Vorrei che lei questa cosa qui la spiegasse al nostro Christoph, al nostro il maestro, scusi, Vladislav Maestro, che è giornalista in collegamento da Kiev. Provi a dire la sua posizione, gliela spieghi, poi sentiamo Maestro che cosa ne sì, pensa. Sì, le prometto che risponderò a questa sua domanda, vorrei soltanto chiosare su una questione. La narrazione in Italia in questo momento è, non riusciamo a spiegarci perché Putin veda nella NATO un pericolo, perché non è mai arrivato alcun pericolo dall'Europa. Il punto fondamentale è che il blocco occidentale a Putin ha fatto tre cose che lo hanno terrorizzato. Primo la Siria, noi abbiamo alimentato dall'esterno il conflitto in Siria, infatti noi europei abbiamo un sacco di morti sulla coscienza in Siria, abbiamo venduto uno sproposito di armi per rovesciare Bashar al-Assad e impiantare al suo posto un presidente filoamericano. Putin è stato costretto a intervenire in Siria nel settembre del 2015 e questa è anche una delle ragioni per cui ha dovuto ritardare l'intervento militare in Ucraina. Poi Trump ha disintegrato con due missili nel traffico di Baghdad il generale Soleimani dell'Iran, e l'Iran è un paese stretto alleato della Russia, e poi nel 2003 gli Stati Uniti hanno disintegrato l'Iraq, che era un altro stretto alleato della Russia. Quindi se noi guardiamo soltanto l'Europa e abbiamo una visione così miope, diciamo, beh, in effetti Putin è pazzo, che motivi ha di temere il blocco occidentale? Se invece ampliamo la nostra prospettiva, il discorso cambia. Per quanto riguarda le armi,
Questo è un altro tragico errore dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea in primo luogo sta vendendo delle armi con cui gli ucraini, poverini, non ci fanno nulla, perché non sono certamente queste armi che noi intendiamo vendere all'Ucraina che possono fermare l'esercito russo. Ma nella misura in cui noi non vogliamo mandare soldati a combattere in Ucraina, se noi mandiamo lì 20 proiettili, Putin ne metterà 40 e questo l'ha già fatto in Siria. Quindi questo porterà a un'escalation e a più morti civili. Allora, aspetti un secondo, apriamo un attimo. Maestruk ha sentito finora la nostra discussione, ma lei sta in una posizione molto più scomoda della nostra, no? Sì, credo di sì, in una situazione abbastanza più scomoda della vostra. Beh, guardate, la NATO è stato prima detto dal generale che è la forza militare più forte del mondo. Beh, se è la forza militare più forte del mondo, perché ha paura di chiudere il cielo sopra l'Ucraina? Se gli stati alleati della NATO hanno questo ombrello che nessuna forza militare può sopprimere, perché la NATO non chiude il cielo sopra l'Ucraina e non permette più di uccidere i civili? Vabbè, state dicendo adesso che adesso non siamo pronti, noi stiamo aspettando. E quando è che sarete pronti? Quanti civili ucraini devono morire? Sono già morti più di 2000. Quante teste devono esplodere? Quante braccia devono essere staccate dal corpo? Quanti bambini devono morire? Beh, ditecelo, che poi andiamo a contarli, poi vi portiamo il numero e forse ci chiudete il cielo. Guardate, che se voi già state dicendo che Putin sta facendo l'Europa a voi e voi state lì a guardare, state facendo la figura dei vigliacchi. Capite? L'Europa, la NATO, poi Putin, se voi non reagite adesso, subito, non proteggete i civili, perché non stiamo parlando di fornire armi per occupare un territorio russo oppure fare un contrattacco a Mosca, no? Assolutamente, noi vogliamo proteggere i civili a Kharkov, a Mariupol, a Kherson, ad Odessa, a Kiev, a Zhytomyr, a Chernihiv, dove oggi è caduta una bomba, ha fatto 33 morti di civili, oggi. Quindi lei chiede una no-fly zone, cioè una situazione... Una no-fly zone che oggi è stata negata. Quando i militari, quando non possono volare sopra il cielo russo, né i caccia, né i droni, né i sistemi, però né questo, i balistici. Però questo suona sensato, se non fosse che una no-fly zone è sostanzialmente una dichiarazione di guerra aperta da parte... Ha già dichiarato guerra. No, intendo dire che... Ha dichiarato guerra perché ha detto... Io sto combattendo contro l'Occidente, però in Ucraina. Tra l'altro Putin sta bleffando. Negri, Tocci e Montanari. Negri. Beh, le fly zone le sono fatte in passato. Pensiamo soltanto all'Iraq, no? La zona nord per proteggere i curdi, la sud per proteggere gli sciiti. Qua potrebbero farla, soltanto che dopo diventa una guerra molto più allargata. Cioè, in quel momento diventa davvero una terza guerra mondiale, no? Io capisco perfettamente il suo punto di vista, perché sembra assurdo stando lì e dite ma come la NATO ci aiuta, però poi in realtà come vi aiuta? Mandando delle armi che verranno recapitate forse in un altro mondo, non in questa occasione, le armi ci sono già dentro, forse queste serviranno per la guerriglia, ma questo mette da una parte un problema grosso. Noi, come si è stato detto prima, non vogliamo morire per la guerra. Non vogliamo morire per l'Ucraina. Perché se no... Ma per il proprio orgoglio? Che orgoglio avete? Ce l'avete l'orgoglio in Europa, nella NATO? Ce l'avete l'orgoglio? Che valori state difendendo? State difendendo nessun orgoglio? Io ho sentito in televisione italiana che voi più che altro, più che paura della guerra, allora, voi avete paura che vi cresce il prezzo del pomodoro oppure della pasta. Una cosa. Avete perché paura pensi molti di essere mettere in questa le sanzioni? Situazione? Perché avete paura perché che vi cresce il prezzo della pasta? Situazione? Non stiamo morendo. Te la dico io. Voi dite bravi ucraini, voi state morendo per la democrazia. Sì, perché morendo. Sei in questa non situazione solo per la democrazia, non stiamo morendo una per volta. Noi siamo pronti a morire per difendere sì, la nostra che la fondo, e Putin però, che cosa ha detto? Io vengo a trovarti non interessa la NATO, uno per volta, uno per volta che Negri arriva a casa tua ha sempre mentito Putin, allora, e continua a il mentire problema un attimo di... Vladi, uno per volta uno il per volta. Problema di questa NATO te lo spiego in due secondi. Prendi la Turchia, è il secondo esercito della NATO, non ha messo una sanzione a Putin. Non una. Ha chiuso il Bosforo?
ha chiuso il Bosforo perché ci sono i trattati di Montreux. I Barakar, che sono droni militari da guerra. È obbligato a farlo per i belligeranti. È obbligato a farlo per i belligeranti. E poi ascolta, prende il gas, prende tutto quello che vuole da Putin, ha comprato gli S-400, ha fatto quello che ha voluto. E sai cosa ha fatto? Ha massacrato i curdi. Noi avevamo detto che gli avremmo messo sanzioni del 2019. Non gliele abbiamo mai messe. Allora, l'Alleanza Atlantica è già un'alleanza che non ha punito uno dei suoi membri per aver violato le regole. E pensi che un'alleanza che non punisce il suo alleato possa andare contro un nemico? Difficile. Allora, questa alleanza ha difeso la Turchia dopo che ha battuto l'aereo russo che ha violato il suo suolo aereo quando è stato abbattuto il russo. Allora voglio andare un attimo avanti, Vladi, nonostante Putin abbia fatto la stessa cosa. Ascolta un attimo, ascoltami un attimo, sei giustamente molto coinvolto, però andiamo un attimo, vi faccio vedere una cosa in più, Tocci, che è questa. Sono andato a ripescare un Giulietto Chiesa del 2015, uno degli uomini diciamo più vicini al modo di pensare di Putin, uno che addirittura in questo passaggio sembra quasi interpretare Putin, cioè quasi un ventriloquo di Putin, cioè sembra parlare con le parole di Putin. Siamo nel 2015 e secondo me la descrizione della paranoia di Putin è tutta in queste parole, sentiamolo. Noi siamo alla vigilia della guerra, di una grande guerra. Quello che sta accadendo sotto i nostri occhi è, come qualcuno ha già detto, l'inizio della terza guerra mondiale. Quando è accaduto l'anno scorso l'inizio dello scontro in Ucraina, io mi sono subito chiesto, ma perché? Che bisogno c'è? Perché era evidente che l'Ucraina era già nelle mani degli Stati Uniti d'America, direttamente parlando, non solo dall'anno scorso, da parecchi anni. Gli Stati Uniti e il Canada avevano praticamente preso in mano tutte le leve del potere, i servizi segreti, il governo in gran parte, l'esercito, le strutture della forza, come si dice in Russia. E io quindi mi sono chiesto, ma perché c'è bisogno di un colpo di Stato per cacciare via Yanukovych? Bastava aspettare un anno e mezzo, lo avrebbero sostituito con calma, e invece lo hanno abbattuto, e lo hanno abbattuto con un colpo di Stato nazista, sottolineo la parola nazista. Le forze che hanno abbattuto Yanukovych, che combattevano nella Euromaidan, erano state preparate da lungo tempo sui territori dell'Ucraina, della Galizia soprattutto, della Polonia e delle Repubbliche Baltiche. Guarda caso, tutti e tre paesi che sono parte dell'Unione, tutti e quattro paesi che sono parte dell'Unione Europea, ma che non sono mai stati denazificati, che sono entrati in Europa portandosi dietro la memoria del nazismo. Adesso ne abbiamo quattro. Il quarto sta entrando in Europa come paese nazista, con tre ministri americani, e fra poco lo avremo nella NATO, e ho l'impressione che prima che entri nella NATO succederà qualcosa di molto grave, molto grave. Si sta preparando il fronte nord, sulla frontiera tra le tre repubbliche baltiche e la Russia è in corso una preparazione di guerra e di provocazioni. Povero Giulietto Chiesa non c'è più, ma è quello denazificare esattamente la parola con Putin nel suo discorso. Posso? Una piccola cosa. Denazificare una nazione ucraina. Abbiamo un presidente ebreo eletto con il 75% dei voti. L'Israele, che è una nazione molto, ma molto, cioè, ci tiene molto a se vede del nazismo lo dice. Però Israele è uno dei 141 paesi che ha sopportato l'Ucraina nell'ultimo voto all'ONU. Se l'Ucraina fosse stata nazista, ma credete che Israele sarebbe stata dalla porta dell'Ucraina? Cioè, però a me la cosa che Putin continua a dire che l'Ucraina deve essere denazificata. Secondo me denazificata deve essere proprio la Russia. Allora, ma non però, la Russia in toto, ma il suo regime. Allora, Putin, perché è nazista, è nazionalista e
pure cleptocrate. Un attimo, cioè, un attimo, calma, va bene. Scusate, però è un attimo soltanto. Allora, Tocci, il punto però è, non è tanto denazificare, mi colpisce il fatto che quel piano era già ben presente nel 2015. Cioè, Giulietto Chiesa enuncia un piano che già esisteva nella testa di Putin. Quindi questo è un progetto a lungo termine. Allora, Putin, noi, no, la NATO, l'Unione Europea, in realtà basta ascoltare Putin. Putin ce lo dice dal 2007. Io ero lì presente alla conferenza di sicurezza di Monaco nel 2007, in cui lui ha sostanzialmente detto quello che voleva, spiegato quella che è la sua visione del mondo e ha iniziato ad attuarla da allora. Poi noi ce ne siamo accorti un po' tardi, ma cos'è che per il denazificare, che cosa significa? Partiamo dal presupposto che per Putin è impossibile che un individuo possa volere vivere in una democrazia, che chi oggi cammina davanti ai carri armati per Putin automaticamente viene pagato da qualcuno, qualche forza esterna, perché è impossibile volere la libertà. Questo è il punto di partenza e non c'entra niente la NATO, l'Unione Europea, sono queste le forze oscure che stanno in qualche modo foraggiando. Allora, si fermi qua. Tommaso Montanari, questo secondo me è un punto fondamentale per leggere e capire Putin. Putin, come dice il professor Orsini, agisce esclusivamente per la difesa dei propri confini e per, diciamo, riequilibrare i rapporti di forza col blocco occidentale, e quindi c'è una ragione esclusivamente, come dire, militare di difesa dei confini, o c'è uno scontro di culture e di civiltà, come ci dice Natali Tocci, come ci dice Federico Fubini, cioè c'è un tema di un rifiuto, di una volontà di respingere il concetto di democrazia, di libertà, di contestare un modello, dicendo questo modello ha perso ed è il modello dell'Occidente. Sono due cose molto diverse, perché in un caso avremo un Putin che punterebbe ad allargare ancora più la sua sfera di influenza e abbattere le democrazie, nell'altro caso avremo un Putin che, una volta rassicurato sulla sicurezza dei confini esterni della NATO, si fermerebbe. Allora, secondo me questo è il punto su cui dobbiamo chiarirci. Però siccome nel frattempo è arrivata la pubblicità, ho fatto la domanda e ripartirò da qui con tutti voi, perché naturalmente c'è ancora tempo. Pubblicità. L'Italia fornirà all'Ucraina mitragliatrici leggere, bombe da mortaio, mitragliatrici pesanti, lanciatori antiaerei Stinger, dal funzionamento semplice e capaci di abbattere aerei ed elicotteri russi. Allora, voglio ripartire dal professor Montanari. Su questo punto qua, qual è secondo Montanari il disegno di Putin? Cioè, qui siamo a una nuova edizione dello scontro di civiltà. Abbiamo vissuto, no, anni a parlare dello scontro di civiltà col fondamentalismo islamista. Siamo stati tutti compatti. Lo stesso Putin è stato determinante nella sconfitta dell'ISIS. Eravamo tutti preoccupati che lo scontro fosse quel tipo di scontro lì, no? Uno scontro religioso e culturale su quell'asse lì. Oggi ci troviamo di fronte a una potenza nucleare che contesta l'Occidente. Lo fa per ragioni, cioè Putin si ferma quando ha la sicurezza che non ha i missili contro, o c'è un'ambizione un po' folle, neoimperiale, di andare avanti e di allargarsi alla Moldavia, allargarsi ai paesi baltici e conquistare? C'è un sogno di conquista di Putin? La domanda è cruciale, ma ammesso che ci sia qualcuno che ha gli strumenti per rispondere, questo non sono io, evidentemente. Io penso una cosa, che dovremmo evitare di pensare noi che sia uno scontro di civiltà che coinvolge il popolo russo. Cioè, sono molto preoccupato dalla penetrazione del veleno del nazionalismo nel discorso pubblico italiano. Se passa l'idea che sia uno scontro di civiltà, uno scontro fra nazionalismi, uno scontro che coinvolge il popolo russo, è finita.
io credo che dobbiamo alimentare in tutti i modi, per quanto possibile, le voci del dissenso interno, mostrare che esistono tante Russie, che esiste un dissenso forte. Nel nostro piccolissimo, la mia università sta traducendo dal russo voci di letterati in dissenso, contesti fortissimi di persone che rischiano la vita scrivendo quello che scrivono. È un piccolo contributo, ma credo che questa sia la direzione. Se noi diciamo di voler proteggere i nostri tanto decantati valori occidentali contro il totalitarismo e proibiamo che in un'università si possa parlare di Dostoevskij, abbiamo un problema enorme con i valori che diciamo di voler difendere. Questo è il riferimento all'episodio dell'Università della Bicocca che ha fatto una gaffe atroce, cioè ha bloccato delle lezioni di Paolo Nori, che è un grandissimo studioso della letteratura russa, anche un grandissimo traduttore. Poi è ritornata sui suoi passi in maniera quasi peggiore, ma evidentemente qui siamo... Giudice Corrado, che quelli che oggi chiamiamo oligarchi erano uomini d'affari soltanto 6 mesi fa. Certo. I russi finanziano con 7 milioni di dollari l'apertura del Maxi all'Africa. Alberto, ci arriviamo, perché agli affari dei russi poi ce ne occuperemo. Voglio far finire Montanari. No, questa scivolone dell'Università di Bicocca non è solo della sua università, c'è un problema generale del discorso pubblico. Mi è capitato nella conferenza dei rettori di votare contro una proposta che ci ha fatto la Fondazione Medor, presieduta da Marco Minniti, che propone di collaborare con le università finanziando borse di studio con i loro valori. È una fondazione della Leonardo, che produce armi, non è la fabbrica, è la fondazione, ma si identifica per statuto i valori della Leonardo. E nel dibattito che abbiamo avuto alla conferenza dei rettori, Minniti ci ha detto: mi ha risposto così, le università fanno parte dell'Occidente, devono difendere i valori occidentali. Io credo che le università esistano per modificare i valori occidentali, con il pensiero critico, siano i luoghi dove ci si incontra. Nella mia università ci sono ucraini e russi, ci sono cinesi della Repubblica Popolare e cinesi di Taiwan, abbiamo rapporti con la Turchia, abbiamo rapporti con Israele, con un sacco di paesi problematicissimi, e conoscerli apre a noi la mente, e respirare il pensiero occidentale alimenta il dissenso nei loro paesi. Se noi pensiamo che la guerra sia con il popolo russo, facciamo qualcosa che nemmeno gli ucraini pensano. Io ho parlato però, con attenzione, che mi dicono: non siamo in guerra con la Russia, siamo in guerra con Putin. Però questo, intanto coinvolgo Guido Crosetto, che è imprenditore, fondatore dei Fratelli d'Italia. Buonasera Crosetto. Buonasera. Vorrei tornare però, giustamente Federico Fubini prima chiedeva, ma possiamo tornare a parlare delle soluzioni più che delle responsabilità, cioè più che di fare delle lezioni di storia su quello che è stato, che sono state le responsabilità, cerchiamo di capire oggi come se ne esce. Abbiamo davanti un'ipotesi, che è quella di armare l'Ucraina e sperare che si impantani Putin a lungo, e che questo porti ha un dissenso molto forte all'interno del Cremlino e della sua cerchia, assieme alle sanzioni? Oppure c'è un'altra via, se non quella di armare l'Ucraina e sperare che il conflitto duri e logori Putin? No, lo diceva il capo del Mossad ieri, Suarez, che non è sospetto certo di essere filo Putin. Diceva tranquillamente: non ci piace, ma dobbiamo salvare la faccia a Putin per farlo uscire dall'Ucraina. Come la salviamo, Crosetto, la faccia Putin? Ah, se lo sapessi l'avrei già detto a tutti, nel senso che la cosa importante sarebbe far finire questa guerra, perché il rischio adesso, io cerco di dirlo da giorni, è che, vedendo che non vince, Putin spinga il piede sull'acceleratore di uno degli eserciti, di una delle forze armate più potenti al mondo. Per quanto siano stati fatti molti danni, 2000 e oltre ucraini, non sono nulla rispetto ai danni che potrebbe fare se alzasse il livello di scontro, perché se usasse tutta l'aeronautica che può usare e tutti i missili che può usare, farebbe 100.000 morti in un giorno. Questo è il rischio che noi abbiamo davanti adesso. Poi calcolate che i russi hanno perso in questa settimana più soldati degli americani in 20 anni in Afghanistan. E perché fino adesso l'attacco mosso da Putin è un attacco che si è mosso utilizzando una piccola parte, cioè si era mosso fino a un giorno o due fa cercando di evitare quasi tutti i danni collaterali.
pensando che si sciogliessero come neve al sole, Zelensky fosse cacciato. Avrebbe messo una marionetta e sarebbe tornato indietro. Adesso ha cambiato strategia. Da una parte a sud sta cercando di unificare il Donbass con la Crimea. C'è una pressione fortissima per unificare Donbass e Crimea, togliendo quel pezzo di terra che era ucraino, e a quel punto la Russia confinerebbe con la Crimea, superato, tolto quel pezzo che manca. Lì sta concentrando moltissime forze, ma sta facendo un attacco che dall'Occidente non capiamo. Ad esempio, le città più bombardate oggi sono città a maggioranza russa e non si capiscono le motivazioni logiche per cui stia facendo quello. Per cui il problema adesso è fare in modo che questo, io condivido, trovare una qualunque via per fare tavoli ed impedire che la guerra aumenti di livello, perché se aumenta di livello, quello che abbiamo visto in questi giorni, saranno, noi avremo una Siria di dimensioni ancora più grandi. Ha ragione al professor Orsini che armare oggi l'Ucraina, anche se diciamo può sembrare un atto di generosità, di grande solidarietà, rischia di fare più danni che vantaggi? No, questo non lo so, perché trovare un atteggiamento di razionalità occidentale e da tavolo, da divano, quando si combatte una guerra è praticamente impossibile. Io penso che adesso lui prima di alzare il livello, abbia un altro obiettivo, che è quello che gli consente di vincere senza alzare il livello, uccidere Zelensky. Perché adesso l'Ucraina, ed è quello che tenterà secondo me nelle prossime ore, perché l'Ucraina adesso è diventata per il mondo il suo presidente. La resistenza dell'Ucraina è simboleggiata da un uomo, quindi prima di alzare il livello cercherà di fare questa cosa, se non ci riuscirà alzerà il livello. Ma a quel punto, ed è questo che fa paura a chi conosce un po' i meccanismi di difesa, a quel punto, se noi ci troviamo davanti a 100.000 morti in un giorno, cosa succede? Succede, allora, che nessuno può più pensare di lasciarli soli. Federico Fubini? Allora, come dire, sto resistendo il più che posso alla tentazione di pensare ai Sudeti. I Sudeti furono lasciati alla Germania, poi la Cecoslovacchia fu lasciata alla Germania, esattamente nell'ipotesi di fare meno morti possibile. E Chamberlain, quando tornò a Londra, fu applaudito da tutti perché aveva fatto la pace. Io credo che noi abbiamo diritto di fare, pensare e dire tutto, meno di non prendere Putin alla lettera. Per le cose che ha detto nel 2007, sta realizzando per le 5 guerre che ha fatto, una più violenta dell'altra. E Putin oggi a Macron ha detto che vuole tutta l'Ucraina. Noi continuiamo a non prenderlo sul serio al nostro rischio e pericolo. Putin ha sostanzialmente detto che vuole recuperare i paesi baltici perché ha detto che vuole ritornare nei confini dell'impero zarista. Ha minacciato la Finlandia, ha minacciato la Svezia. Noi non abbiamo diritto di non prenderlo sul serio. Dunque, purtroppo in una guerra così tragica non ci sono soluzioni ideali, non ci sono soluzioni facili, non ci sono soluzioni sicure. E capisco perfettamente quello che ci dice il nostro collega sulla no-fly zone, ma vorrebbe dire sostanzialmente rischiare un'escalation di una guerra mondiale. Questo è il motivo per cui non viene fatto. Allo stesso tempo dobbiamo fare il più possibile perché io credo che nessuno ce l'abbia con i 140 milioni di russi che sono oppressi da 2 milioni di forze di sicurezza in Russia e dagli oligarchi che hanno portato, secondo le stime di Thomas Piketty, un economista, tra i 700 e gli 800 miliardi all'estero, okay? Che è più di tutto il risparmio che c'è in Russia. Dunque nessuno ce l'ha con questi 140 milioni di russi. Il punto è che noi dobbiamo cercare di accelerare, se possibile, la caduta di Putin. E la caduta di Putin non avverrà mai con una sollevazione popolare, perché questo è uno stato di polizia dove quello che conta è l'uso della forza. E tu credi moltissimo alle sanzioni economiche. Allora vengo al punto. Dobbiamo far sì che l'avventura in Ucraina di Putin vada sempre peggio, sia sempre più sanguinosa, che crei un forte malumore che da piccoli segni si inizia a vedere c'è nell'esercito e nelle forze di sicurezza, da un lato. E dall'altro dobbiamo spostare completamente la percezione del proprio interesse da parte di quella cerchia
che può sostenere. Quindi, sanzioni economiche e logoramento, allora, sul territorio. Le sanzioni non sono sufficienti. Negri no, l'ultimo punto, queste sanzioni non sono ancora sufficienti, perché il denaro che stiamo dando a Putin con il petrolio, e mi spiace dirlo, anche con il gas, sono sostanzialmente una... 300 milioni al giorno. Però lo spostamento degli interessi nostri sul gas in altri luoghi richiede due anni. Ci vorranno due anni per avere la sostituzione con l'Africa del gas che ci dà la Russia. Perché? Orsini e Negri. Perché noi dobbiamo... Scusami, se posso... Un attimo, uno per volta, Orsini. Perché noi siamo contrari alla no-fly zone, però vendiamo le armi agli ucraini? Glielo spiego io il perché. Perché cerchiamo di trasformare... Non gliele vendiamo, gliele cediamo, gliele regaliamo, non so. Vabbè, gliele regaliamo. Le armiamo, perché c'è un comportamento immorale che noi vogliamo spacciare per un comportamento morale. Cioè, significa questo è il nostro ragionamento, e a questo serve l'università, a far riflettere. Noi diciamo, la no-fly zone no, perché se no scoppia una guerra e vengono a uccidere anche a noi italiani, francesi e tedeschi. Però gli ucraini li possiamo armare, perché così creiamo una serie in Ucraina dove muoiono soltanto gli ucraini. Perché è ovvio che se noi facciamo in Ucraina quello che abbiamo già fatto in Siria, sarà un bagno di sangue, perché Putin li ucciderà tutti se noi riempiamo l'Ucraina di armi. Ecco dov'è il comportamento immorale che noi vogliamo spacciare per un comportamento morale. Non la fly zone, perché sennò tiriamo dentro anche la Germania e la Francia. Aggiungo una Alberto Negri, aggiungo una cosa in più, in quella che noi, nessuno ha le soluzioni, però non possiamo non cogliere le ipocrisie. Io su questo colgo un punto di verità, perché noi la guerra in Yemen la chiamiamo una guerra, una proxy war, non una guerra per delega. Cioè, la guerra la combattono, è una guerra civile tra, diciamo, fazioni yemeniti, ma in realtà da una parte ci sono i sauditi che armano una parte e dall'altra gli iraniani che armano l'altra. La guerra è tra sauditi e iraniani, combattuta però in territorio neutro, Yemen. È un po' questa, no, la grande ipocrisia nostra. Cioè, sì, c'è una grande ipocrisia. Non è l'unica, ce n'è una marea. Quella degli oligarchi fa ridere, te l'ho detto. Dai, abbiamo preso i soldi per fare il maxi dell'Aquila, abbiamo preso i soldi per rifare l'ambasciata italiana a Mosca. E quel signore che sta negoziando lì, a Brest, che abbiamo visto oggi, Medinsky, il capo della delegazione... Delegazione ucraina? No, russa. Della delegazione, certo, russa. Ha una laurea honoris causa di Ca' Foscari, tanto per cominciare. Cioè, abbiamo questi davanti. Poi c'è il problema degli insuccessi. Cioè, noi veniamo, come quelle compagnie di giro di provincia, da una serie di fenomenali insuccessi, devo dirveli, l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia, dove sta per riscoppiare adesso una nuova guerra civile. E dove ci sono i russi attraverso i loro contratto. Bashagh, no? E Dai Baba si stanno per menare di nuovo, certo, che tra l'altro sarebbe per noi importantissima per le risorse che abbiamo in quel paese, invece purtroppo ritornerà ancora nel caos. Insomma, la Siria è stato un insuccesso. Cioè, veniamo da una sequela di insuccessi. E sono questi che hanno anche dato forza a Putin. Sì, però posso un attimo, perché magari mettiamo un attimino, come dire, visto che l'abbiamo buttata sull'etica, sulla morale, allora qua ci sono tre opzioni, giusto? Abbiamo l'opzione del non far nulla, concessioni, e sperare, pregare, visto che comunque un'invasione è già in corso, che lui si fermi. Ripeto, tutte le indicazioni che abbiamo ricevuto da Putin fino adesso ci dicono che lui non si fermerà. Ma questo ovviamente... L'opzione opposta, che è quella appunto della no-fly zone. Allora, il tema non è semplicemente, francamente, un discorso di appunto mandiamo gli ucraini a morire perché non vogliamo farlo noi. Perché gli ucraini stessi, e su questo appunto non sono d'accordo, capisco, come dire, che chi ci parla da Kiev ha una visione diversa, ma il rischio per gli ucraini stessi è enorme. Putin ha messo in alta allerta le sue forze nucleari. Cioè, il rischio di un attacco nucleare tattico, qualora ci dovesse essere comunque un intervento aperto, e quindi uno scontro aperto tra la NATO e l'Ucraina, è enorme. Quindi non è soltanto, se come muori, dire... Muori.
non è soltanto il rischio di una terza guerra mondiale, che, come dire, ma è anche un rischio per l'Ucraina stessa. Sì, a questo punto, fammi finire il ragionamento, a questo punto, escluse queste due opzioni, l'unica opzione è, la, come dire, le due facce della medaglia, aumentare la resistenza, rafforzare la resistenza ucraina e quindi sì, prolungare un conflitto, perché al tempo stesso le sanzioni comunque richiedono del tempo. Iniziano a stringere il collo di Putin. Io un'idea migliore non ce l'ho. Io ce l'ho una soluzione. La soluzione sa qual è? Dipende dall'obiettivo. Il mio obiettivo, che sono un pacifista, è salvare la vita degli ucraini. Sa qual è l'opzione? Fare quello che non si è fatto in Siria. Bisogna riconoscere la sconfitta. Bisogna avere il coraggio di dire, non l'abbiamo mai fatto. Putin in Siria ha sconfitto gli Stati Uniti, la NATO e l'Europa. E Putin ha già vinto in Ucraina. Ci ha già sconfitti. Ci vuole il coraggio di dire che ha già vinto, perché l'unica... A voi sì, a noi no. Esattamente. Ma quello che quello che aspetta, avrà forse uno dire una cosa quello che aspetta, mi scusi, ma gli ucraini non sono ancora stati sconfitti, stanno resistendo, è quello, capite signori? Siamo noi ucraini a chiedervi le armi, non siete voi a darceli. Scusa, siamo noi a chiederli. Noi siamo stati, abbiamo già passato negli anni 30 del XX secolo un periodo che si chiama Golodomor, ossia la fame artificiale, quando gli stalinisti hanno ucciso dai 5 agli 8 milioni di ucraini perché si ribellavano. Scusa, posso farti? Noi che vogliamo posso farti una domanda? Non voi che volete darci le armi. Posso farti? Sembra come un regalo che non vogliamo. Posso farti una domanda? Non ci date la flaizzo. Posso farti una domanda? Posso farti una domanda? Ma tu parli anche a nome dei bambini ucraini? Tu hai parlato con i bambini ucraini e loro ti hanno detto che bisogna morire. Che vorrebbero vivere, sì. Ah, io parlo a nome di mio figlio che vorrebbe vivere a Kiev e non essere costretto ad andare in Italia. E quindi tu hai carità, in Italia si sta molto bene, però lui stava tanto bene a Kiev. Quindi tu interpreti... Andava in piscina due volte la settimana e stava bene. Scusami, quindi tu interpreti il pensiero di bambini di 6 mesi, di 1 anno, di 2 anni, ma i quali ti dicono, sta a interpretare il pensiero dei bambini. Scusami. Siccome me lo sta controponendo. Allora facciamo una cosa. Però io vorrei avere la conseguenza di questo pensiero, che direi oltraggioso, no, rispetto al discorso comune che sta facendo il professor Orsini, che voglio approfondire. Quindi ammettere la sconfitta, consegnare l'Ucraina a Putin, quindi consegnargli Zelensky, che verrebbe comunque ucciso o messo, dargli un governo fantoccio e poi? Sì. Allora, il punto fondamentale è questo. Noi, secondo me, stiamo interpretando male la strategia di Putin. Io non credo che Putin abbia le risorse e nemmeno una strategia per conquistare mezza Europa. Noi abbiamo sottratto la Siria a Putin, abbiamo cercato di sottrargliela, non ci siamo riusciti, e lui se l'è ripresa. Dopo aver assicurato la Siria, si sta riprendendo l'Ucraina. Quindi io non vedo in Putin la volontà di invadere la Polonia, invadere la Francia, invadere la Germania o chissà cosa. Se noi riusciamo a non creare una profezia che si autoadempie, che è distruttiva per tutti noi, che è ipermortifera, e se riusciamo ad attribuire, a interpretare correttamente le azioni di Putin, noi forse possiamo uscire da questo inferno. Io credo che ormai siamo già troppo avanti, perché siccome Putin... Sei seduto in un salotto televisivo, dice siamo. Sei seduto in un salotto televisivo, dice siamo. Ma anche, guarda che l'Ucraina non è un territorio che prendi ed occupi, non è mica un appartamento. Allora, scusami. L'Ucraina sono 30 milioni di persone, adesso un milione quasi è dovuto scappare. Posso dirti una cosa? L'unica cosa che noi... Ma se tu vuoi la guerra... agli europei, siccome noi... Scusami, se tu vuoi la guerra, io ti rispetto. Però tu rispetta a me che voglio la pace. Fare le elezioni, non subire le manganellate come le stanno subendo le manganellate adesso a Mosca, a San Pietroburgo, quei russi che stanno proteggendo... Ma non ho capito, scusate. La propria anima. Ma io non ho capito, una volta che noi ci siamo arresi, che facciamo? Lasciamo l'Ucraina, cioè questi disgraziati di ucraini vengono consegnati a Putin questo, la tragedia che noi viviamo... E che non abbiamo capito... Non vive nessuna tragedia. Mi scusi. Tu stai in un salotto e non vive nessuna tragedia. Vabbè, però ora usciamo dai personalismi. Stiamo ragionando su possibili soluzioni. Poi... Mi scusi, allora. Perché ci sono problemi di audio, qualche volta mi perdo. La tragedia è che questa guerra è già persa, nel senso che non esiste nessuna possibilità al mondo che qualcuno sottragga l'Ucraina a Putin.
Io sto semplicemente anticipando i tempi, vi sto dicendo. Che... Mi scusami, adesso io le mostro che tutte le soluzioni possibili, ipotizzabili. Però aspetti un attimo, sì. Va bene, ho capito. Non siamo un oggetto noi. Alberto persone, Negri, ma proprio per questo che dico queste cose. Questo pensiero estremo, no? Questo è un pensiero radicale. Di Orsini. Radicale perché se sei pacifista sei anche radicale. Prima Natali diceva, facciamogli alzare il prezzo questo qui, no? Per costringerlo in qualche modo ad arrivare a un accordo. Prolunghiamo la guerra. Prolunghiamola. Però certamente sappiamo bene che chi va a morire sono loro. Certo. E questo dobbiamo saperlo, perché quando lui mi dice a me serve una no-fly zone e io gli dico no amico non ti faccio la no-fly zone, ti mando un po' di armi e poi ci pensi tu con Putin. E a me vengono i brividi, perché avendo visto cosa hanno fatto in Cecenia e avendo visto cosa è successo in Siria, dico ragazzi... Speriamo che ne esca qualcuno vivo. Sì, però Alberto scusami, allora, visto che a te piace molto per parlare, appunto, fare esempi, il Medio Oriente, aspetta. Io non faccio esempi, io sono stato in questi posti. Ascoltami, che è diverso. Ascoltami, cosa ci insegna l'Afghanistan, l'Iraq? Che una guerra si può vincere, no? Noi si pensava che nel 2001 si fossero sconfitti i talebani, si pensava che nel 2003 si fosse sconfitto Saddam Hussein. La storia ci insegna che è impossibile contro la volontà di un popolo occupare in maniera indefinita. Quindi non è un tema che siamo noi che prolunghiamo, brutti e cattivi, e prolunghiamo la guerra. La guerra ci sarà perché esiste un paese che si chiama Ucraina, che resisterà. Io penso che saranno ancora di più le sanzioni a creare problemi a Putin. Allora, facciamo oggi una cosa. La Lukoil oggi ha emesso un comunicato in cui dice caro Putin fai un passo indietro. Perché le sanzioni economiche e finanziarie possono colpire molto di più Putin delle bombe. Però, perché attenzione, allora, lui ha occupato la Crimea e la Crimea gli è costata soldi. Se tu permetti, abbandoni questi qua in tutti i modi, abbandoni gli ucraini in tutti i modi e permetti che Putin abbia una vittoria rapida, stai rafforzando il suo potere guarda a che, Mosca. Che questo, che, guarda stai che, facendo il contrario che di quello forse che non diciamo hai capito, che vogliamo. Ma no, nessuno ha abbandonato benissimo. Gli ucraini in questo senso. Perché gli americani questa roba qui ce l'ha fatta fare, non credere che avevo avuto l'impressione di mandare sulle armi. Avevi avuto l'impressione di dire che tu le stessi dicendo lasciamogli questo territorio, tanto lui si fermerà là. No, evidentemente poi, ho capito male io. Allora. La cosa successiva a cui puoi pensare è che venga fuori la guerriglia, questo sì, ai confini. Cioè, allora, dopo cerchiamo di capire, approfondiremo il tema delle sanzioni. Però questo non lo decidiamo noi, lo decidono gli americani, lo decide Blinken domani. Allora, vi faccio vedere, a parte che voglio farvi sentire cosa pensano gli italiani, ci sono alcuni sondaggi che fanno un po' impressione, devo dire, su questa questione, poi sentiamo anche che cosa ne pensa il nostro amico giornalista da Kiev. Però voglio farvi vedere una cosa, perché tutti parlano di vendere le armi, di dare le armi agli ucraini. Spero che non gliele vendiamo, insomma. Spero che gliele diamo gratis, spero. Però, perché nero? Mancano 4 minuti e mezzo. Perché mi date il nero? Qua ci sono i miei autori impazziti che mi fanno i segni che bisogna andare al nero. Allora, voglio farvi vedere che cosa ha scoperto Sara Giudice a proposito delle armi, che invece di armi o armamenti o mezzi militari che abbiamo venduto ai russi quando non avremmo dovuto. Sara Giudice. Esiste guerra senza armi. In questi giorni l'Ucraina ha chiesto aiuto ai paesi occidentali. L'Italia ha risposto all'appello del presidente Zelensky, che aveva chiesto equipaggiamenti, armamenti e veicoli militari per proteggersi dall'aggressione russa. L'Italia fornirà all'Ucraina mitragliatrici leggere, bombe da mortaio, mitragliatrici pesanti, lanciatori antiaerei Stinger, dal funzionamento semplice e capaci di abbattere aerei ed elicotteri russi. Ma soprattutto l'Italia fornirà missili anticarro. Proprio l'esercito ucraino
Mentre è intento a difendersi dagli attacchi russi, riprende un dettaglio che non torna. Guardate qui. Questo è un blindato da 7 tonnellate Iveco, modello Lince, made in Italy. Questo mezzo è nella disponibilità dell'invasore russo. Eppure nel 2014 l'Unione Europea ha imposto un embargo. Da allora è vietato vendere armamenti militari alla Russia. Da quel momento non dovrebbero esserci esportazioni di armamenti verso la Russia. Quello che invece vediamo purtroppo è che nel 2015 c'è una nuova autorizzazione rilasciata da parte del governo Renzi a quel tempo, che è stata autorizzata l'esportazione di sistemi militari, di fatto questi veicoli blindati, Lince, per un valore di oltre 25 milioni di euro, che consistono in 94 di questi blindati. Nello stesso anno ne sono stati consegnati 84 di questi. Quindi, nonostante l'embargo, i mezzi militari italiani sono arrivati in Russia. Abbiamo chiesto spiegazioni all'unità della Farnesina che si occupa delle autorizzazioni e delle vendite di armamenti, che risponde: essendo il completamento di un contratto del 2011, per un'eccezione prevista dal regolamento, la fornitura è stata regolarmente autorizzata. Certo che è un bel gioco di poker, un bravissimo pokerista. Purtroppo continuiamo a ragionare nella logica militare della guerra. Prima la prepariamo autorizzando e consegnando armamenti ad una parte, e poi, quando la guerra scoppia, pensiamo di risolverla consegnando armamenti dall'altra parte. Ma non ne veniamo fuori, e questo è il grosso problema. Infatti l'Italia è sempre stata in buona compagnia nel fornire armi alla Russia. Tra il 1998 e il 2020 i paesi europei hanno venduto armi per 1,9 miliardi di euro. L'Unione Europea ha posto questo embargo nel 2014 verso la Russia, politico diciamo, ma non sanzionatorio. Cioè, se un paese viola questo embargo, non c'è un paese dell'Unione Europea, non c'è nessuna sanzione. Ha capito Grosetto? Io non la sapevo questa cosa qua, sia dei mezzi blindati che abbiamo venduto a embargo in corso perché era un vecchio contratto, sia il fatto che poi se uno comunque continua a vendere armi non c'è una sanzione. Lei lo sapeva di questi Lince? Lei è stato, sì, lei è stato sapevo, sottosegretario alla difesa. Vende armi perché i Lince sono veicoli, non, anche se sono blindati. Infatti hanno un costo unitario di circa 250.000 euro, da come si evince dalla spesa. Non vende armi e non può vendere armi perché, come sanno penso tutti gli intervenuti, se vendessero un'arma agli Stati Uniti, gli Stati Uniti insorgerebbero. E per vendere qualunque arma bisogna che tutte le nazioni che hanno anche un solo componente che compone quel sistema d'arma autorizzino. Per cui, siccome non esiste nessuna arma di quelle armi vere che non siano ITAR free, cioè che non abbiano un componente americano, non è stato venduto negli ultimi 30 anni nessuna arma di quelle che viene usata attualmente per combattere l'Ucraina da nessun paese. Va bene, perché non può essere venduto. Dovevo chiedergli questa cosa. Tanto lei. Aggiungo ancora una cosa: il contratto Iveco, in realtà, quei veicoli che hanno fatto vedere sono prodotti in Russia. Con pezzi italiani? Sono prodotti perché Iveco ha una fabbrica in Russia. Sì, lo sappiamo. E quindi sono stati prodotti dalla fabbrica Iveco in Russia. No, questo per essere solo preciso. Sì, va bene, con i pezzi italiani intendo dire, con i motori italiani, con le trasmissioni italiane. La cosa che è arrivata dall'Italia. Allora, comunque, siccome io devo dare tra poco la pubblicità, vorrei, e so che Maestruk deve andare via. Vladi, voglio chiudere un attimo con lei chiedendole due cose. Primo, non le nascondo che in Italia, nella parte diciamo di sinistra più radicale in questo paese, più che esercita una critica da sinistra, l'Ucraina viene vista come un paese molto di destra, pieno di neonazisti, nei gruppi neonazisti, il battaglione Azov. Settimana scorsa c'era qui Vauro che ha fatto una tirata lunghissima su questa questione di questi battaglioni con le celtiche che si ispirano direttamente a Hitler e così via. E questa cosa non rende simpatica l'Ucraina a una parte, diciamo, dell'opinione pubblica più di sinistra di questo paese. Cosa c'è di vero su questa questione? Ecco, vorrei chiudere con lei con questo
dandoci poi appuntamento alla settimana prossima, perché io la voglio rivedere qui combattivo e a ricordarci la condizione terribile in cui c'è il popolo, in cui versa il popolo ucraino. Beh, come risaputo, la madre del cretino è sempre incinta, quindi effettivamente anche in Ucraina ci saranno dei rappresentanti di estrema destra che sono dei neonazisti, ma sono dei gruppetti che irrilevanti. Perché se noi abbiamo 2 anni fa eletto un presidente dichiaratamente ebreo con il 75% dei voti, di quale paese nazista stiamo parlando? Dei battaglioni nell'esercito, però sono queste fotografie qua. Battaglione Azov. In tutti gli eserciti del mondo ci sono rappresentanti dell'estrema destra, anche in Italia. Pensiamo ai parà. Io ho letto tanti. Il parà di Livorno, ho letto tanti articoli che parlava dei parà di Livorno che sono... Però non che vanno in giro con le bandiere proprio come simboli, no? Ma sì, guardate, ci sono simboli e simboli. Se andiamo adesso a vedere la simbologia, ma non è questo l'importante. L'importante è che in questo momento... Ecco, questi vedete. Nella regione di Zaporizhzhia, sì. Ma queste loro non sono neonazisti dal punto di vista che vanno adesso ad uccidere gli ebrei. Perché adesso stanno difendendo... Anche il presidente ebreo, fra l'altro, capite? Va bene, no, ma io questa cosa gliela volevo chiedere. Questo per farvi capire, non è un neonazismo, cioè proprio come lo interpreta Vauro, che è meglio che fa le vignette che parla, che non è capace di fare analisi. Ma c'è una cosa importante che vorrei dire, una cosa che sta accadendo adesso, forse voi non lo sapete, ma adesso la centrale nucleare che si trova nella città di Energodar, nella regione di Zaporozhye, sì, è presa sotto assedio dall'esercito russo. Ma vi rendete conto? Una centrale nucleare è presa d'assedio dall'esercito russo. Se disgraziatamente parte un missile, oppure, non lo so, un qualcosa, ci potrebbe essere una seconda Chernobyl oppure peggio. Voi dovete pensare anche a queste conseguenze, perché se esplode una centrale nucleare sarà un disastro. 30 secondi che devo chiudere questa parte. Molto velocemente. Sono cose pericolosissime. Chiaramente a nessuno può far piacere vedere dei simboli nazisti e che ci siano dei nazisti in qualunque esercito. Io credo che sull'Ucraina la simbologia nazista, a volte bisogna un attimo vedere qual è la storia. I battaglioni ucraini che si erano uniti ai nazisti lo facevano per nazionalismo, perché speravano che una vittoria dei tedeschi nella seconda guerra mondiale rendesse l'Ucraina una nazione indipendente dall'Unione Sovietica. Non mi interrompe, no, allora, non questa è la storia, questa è la storia. Naturalmente nessuno sostiene i nazisti. Questa è la storia, non la sai. Allora, il punto è che paradossalmente questo è, credo che chiunque mi conosca possa capire che non ho nessuna ammirazione per i nazisti. Il punto è che questo paradossalmente smentisce quello che dice Putin, che non riconosce la nazione ucraina come una nazione indipendente, ma che sia una costruzione della NATO degli ultimi anni. Va bene. Un indipendentismo. Voglio aggiungere un'ultima cosa. Non ho detto che bisogna tagliare il gas subito, ma ho detto che bisogna pensare il prima possibile a un'autonomia energetica. Soltanto una cosa. Ebrei furono uccisi in Ucraina. 1.600.000 ebrei durante la guerra furono uccisi. Dati del centro vita. Certo. Vorrei poter dire che esiste... E non è mai stato preso neanche un criminale nazista. Vorrei poter dire che esiste una propaganda in Russia e anche una propaganda in Europa. Certo. Bene, allora vi ringrazio per questo dibattito super interessante che continua dopo la pubblicità con i nostri ospiti, con Guido Crosetto e tanti altri ospiti, perché adesso dobbiamo parlare delle sanzioni, di questi famosi oligarchi, della possibilità di un golpe interno, di una possibilità di un cambio di regime interno alla Russia, ma anche appunto alle commistioni tra la politica italiana e il grande amore che ha avuto la politica italiana per Vladimir Putin. Ci vediamo tra pochissimi minuti, rimanete incollati qui perché abbiamo le nostre inchieste, i nostri reportage straordinari. Entriamo tra l'altro anche nella mega villa di Putin, quella da 1,5 miliardi di euro sul Mar Nero, che non si sa chi l'abbia pagata quella lì. La vedrete, vedrete le immagini all'interno e poi vi faccio sentire cosa pensano gli italiani di questa vicenda. Pochissimi minuti, grazie. A Donbass è capitato di utilizzare un'arma? Non è vietato.
Allora, prima di presentarvi gli ospiti di questa parte della trasmissione, devo fare un paio di precisazioni. La prima è che prima, mostrando il video di Giulietto Chiesa, ho detto una cosa sbagliata, e lo dico perché io di Giulietto Chiesa degli ultimi anni non ho condiviso alcuna posizione, ma l'ho conosciuto bene, l'ho sempre stimato come una persona molto per bene, anche se, ripeto, le sue posizioni non mi hanno convinto mai, soprattutto le ultime. Dopodiché ho detto nella foga ventriloquo di Putin, ma non intendevo nel senso che lui fosse un pupazzo di Putin. È come se in quel discorso di Giulietto Chiesa del 2015 che abbiamo mostrato ci fosse tutto il pensiero di Putin, diciamo, cioè come se Giulietto Chiesa fosse un interprete perfetta di quella che era la paranoia e la paura di Putin di essere accerchiato ed aggredito. Quindi, se ho detto questa frase, me ne scuso anche con chi di Giulietto Chiesa è stato un caro amico, penso a Vauro, che appunto ci ha fatto sapere giustamente, diciamo, di esserci rimasto male, ma l'errore nella parola è tutto mio. Dopodiché quel documento è impressionante, diciamo, in come già nel 2015 si vedesse, diciamo, la paura e il disegno di Putin e la paura di essere attaccato e quindi la volontà di attaccare prima di essere accerchiato e eventualmente sconfitto. Ripeto, me ne scuso. La seconda cosa che voglio dire è che invece Giovanna Melandri manda una precisazione, che è appunto la presidente della Fondazione del Maxi. Putin non ha finanziato il Maxi all'Aquila, come ha detto Alberto Negri, che è appena andato via. Poi Negri, magari la settimana prossima Alberto ci dirà lui come la vede, però ha dato invece molte risorse a Berlusconi dopo il terremoto e il governo, e le distribuì per la ricostruzione dei palazzi distrutti. E Putin ha fiancheggiato e finanziato per anni forze sovraniste anti-europee in tutta Europa, compresa l'Italia. Ne prendiamo, diciamo, volentieri atto. Buonasera Antonino Monteleone. Buonasera. Firma e inviato delle Iene, a Nunzia De Girolamo, buonasera, conduttrice televisiva tutti i sabati Ciao Maschio su Rai 1. Queste signore le lascio per ultime. Il professor Germano Dottori, docente di studi strategici della LUISS. Ex, adesso ex attualmente consigliere scientifico di LIMES. Benissimo, il consigliere scientifico di LIMES, e poi abbiamo la professoressa Donatella De Cesari, che è docente di filosofia teoretica dell'Università La Sapienza. Queste due signore qui sono Dasha, modella e content editor ucraina, e Ekaterina, giornalista russa. Seguite la discussione, diciamo, e poi voi avete delle idee molto precise su quello che sta succedendo e insomma ci dovete dire come la vivete questa crisi che soprattutto voi state vivendo. Da Shanghai ci colleghiamo anche con Michele Geraci, che è stato sottosegretario allo sviluppo nel governo Conte 1 e viene considerato, non so se a torto o a ragione, come uno degli architetti, diciamo, dell'accordo del governo italiano con la Cina per la via della seta, questi accordi, diciamo, molto importanti con la Cina, ed è docente di economia e finanza alla NYU, alla New York University di Shanghai. Buonasera Geraci. Buonasera. È sempre con noi Guido Crosetto, in collegamento anche lui. Allora, io farei una cosa. Siccome dobbiamo parlare di un tema che Donatella De Cesare ha sollevato in una maniera molto forte, cioè il rischio, diciamo, di criminalizzazione di un'intera cultura e società, quella russa, e di una russofobia a cui già si faceva riferimento prima col professor Montanari, io comincerei su questo rischio che Putin, la guerra a Putin, travolga tutto e diventi la guerra ai russi, anche con episodi apertamente e chiaramente ridicoli. Prima però voglio farvi ascoltare che cosa ci dice sul rischio nucleare, che è la cosa che più di tutti ci angoscia, il nostro Stefano Massini. Una domanda. È possibile, secondo voi, salvare il mondo intero e finire come un pensionato qualunque, in una casetta di periferia, senza che quasi nessuno sappia niente di te? Sì, è possibile. Stasera io vi racconto la storia incredibile di un soldato russo, di un ufficiale russo, che ci ha salvati tutti quanti, eppure nessuno di noi sa niente di lui. È strana a volte la sorte dell'eroe, no? Perché fiumi di retorica sono stati scritti nel corso dei secoli sull'eroe, che è uno che combatte, che scende in campo, che va in battaglia, che vince, che sguaina la spada, che fa qualcosa per diventare un eroe.
E invece io stasera vi racconto la storia di Stanislav Petrov, che è un eroe perché non ha fatto niente. È un eroe perché non ha combattuto, non è sceso in campo, non ha mosso neppure un dito, è stato più immobile di te che in questo momento mi stai guardando da casa in televisione. Allora, era il 26 di settembre dell'anno 1983 e Stanislav Petrov, in quella specie di bunker dove questa storia è ambientata, non doveva neppure esserci, perché pensate, lui era lì per sostituire un altro. Sì, scese, come era obbligo fare, in quel bunker, era addestrato, si mise a sedere su quella sedia davanti a tutta una serie di monitor e di luci, perché quello era il bunker nel quale si teneva d'occhio il pianeta intero. Cioè, per spiegarvi, in quel bunker dove Stanislav Petrov la sera del 26 settembre 1983 si mette a sedere per cominciare il suo turno di lavoro in sostituzione di quello di un collega, in quel bunker c'era il centro di controllo del sistema satellitare russo, che in piena guerra fredda, Stati Uniti contro Unione Sovietica, teneva d'occhio come un gigantesco occhio il pianeta Terra per guardare se un missile americano fosse partito contro la Russia. Il sistema voleva che appena un missile fosse stato avvistato, immediatamente là, in quel bunker, si sarebbe dato il segnale di allarme e senza neanche che quel missile arrivasse a terra sarebbe partita la risposta, cioè il contrattacco nucleare. Si chiamava accordo di mutua distruzione reciproca. Stati Uniti d'America e Russia si erano trovati d'accordo su questo punto. Appena tu lanci un missile, prima ancora che arrivi, io ti distruggerò. Ecco, Stanislav Petrov quella sera è uno degli addetti a stare là, a controllare i monitor. Sono le ore 00:14 di quel 26 di settembre 1983, quando davanti agli occhi di Stanislav Petrov improvvisamente un monitor si illumina. Luci, immaginatevi luci, sirene, come un albero di Natale, e lui porta il dito sopra il pulsante, se lo premerà, scatterà immediatamente il contrattacco nucleare russo. Però Stanislav Petrov non lo fa, decide di non farlo, non si fida, decide di tenere fermo il dito e non fa assolutamente niente, e non lo fa neppure quando un altro monitor si illumina davanti a lui, e un terzo, e un quarto, e un quinto monitor, 5 missili partiti dagli Stati Uniti d'America, e lui tiene fermo il dito, tremando, sudando, non fa niente. Tutta la storia del pianeta Terra in quel momento è sul dito di quell'uomo, e lui il dito lo tiene fermo. Dopo un attimo tutto quanto tace. Si ferma tutto quanto. E lui stila un verbale quella sera, un verbale nel quale scrive errore di rilevazione. Stanislav Petrov non muove il dito a causa di un errore di rilevazione, ed era davvero un errore di rilevazione, perché come sarà appurato nei giorni successivi, era successo che i riflessi del sole in quella nottata, che ancora era una nottata che aveva a che fare con l'equinozio d'autunno, tanto che passerà alla storia come l'incidente dell'equinozio d'autunno, bene, i riflessi del sole sull'atmosfera avevano creato dei bagliori che erano stati equivocati dal sistema satellitare come dei razzi che non erano. Pensate, noi siamo tutti quanti vivi, io, tu che mi ascolti, il pianeta intero, la Russia, gli Stati Uniti, siamo tutti vivi per il dito di Stanislav Petrov che decise di non muoversi. È bastato? No, non è bastato, perché il giorno dopo quell'uomo è stato convocato dai suoi superiori, che gli hanno detto: come ti sei permesso di non premere il pulsante? E lui si è messo a ridere e ha risposto: beh signore, se io avessi premuto il pulsante in questo momento non saremmo qua né io né lei. Non importa, dice il superiore, come mai hai steso un verbale dove hai parlato di errore di rilevazione? Cosa vuoi dire, che i nostri sistemi satellitari non sono all'altezza? Vuoi dire che la Russia non è all'altezza? No signore, risponde lui. Volevo soltanto dire che c'è stato un qualche errore e va bene, non lo fanno neanche finire di parlare. E Stanislav Petrov, per aver salvato il pianeta Terra, viene mandato via. Pensionamento anticipato. E finisce i suoi giorni nel 1997 con una pensioncina dentro una casetta povera alla periferia di Mosca. Ecco, per quanto vi sembri strano, è di questo che io stasera ho voluto parlarvi. Del fatto che è andata come è andata, cioè è andata bene grazie al dito immobile di Stanislav Petrov, ma poteva andare anche male, malissimo. Se quel dito avesse premuto il pulsante, noi avremmo avuto migliaia, migliaia, centinaia di migliaia di morti e ci saremmo trovati a dire che accidenti, è stato un errore perché accidenti, ci siamo resi conto troppo tardi che era in effetti il bagliore del sole nell'equinozio d'autunno, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché ho molta paura in questo momento.
ve lo confesso sinceramente, ecco perché ho molta paura. Ho molta paura perché, come tu voglia metterla, la guerra è una cosa di uomini. E per quanto tecnologica noi la spacciamo, rimane comunque sia una cosa di uomini, di tecnologie inventate dagli uomini, che per quanto potenti ci possano sembrare, sono comunque inventate dagli uomini e come tali sbagliano e creano incidenti banali, semplici, incidenti idioti, come quello da cui fortunatamente siamo usciti grazie al dito immobile di Stanislav Petrov. Ecco perché ho paura. Perché comunque la vogliamo mettere, la guerra è questo, è una cosa di uomini e quindi è una clamorosa, gigantesca idiozia. Grazie a Stefano Massini, professoressa De Cesare. Come Di Cesare, comincio da lei. Perché tira una bruttaria? Ma tira una bruttaria perché, si deve essere per forza schierati, no? Cioè, in fondo la guerra è arrivata da noi non solo perché, a mio avviso, è una guerra, non dichiarata o dichiarata in modo subdolo, quindi secondo me già il gesto dell'Italia di mandare armi è un gesto bellico, ma soprattutto perché la guerra è arrivata tra noi perché c'è, a mio avviso, anche una militarizzazione del dibattito. No? E con questo intendo che devi essere per forza schierato su un fronte, quindi o sei su quel fronte o sei magari per esempio un Putin-Versteher, no? Cioè un putiniano, un putinista. Questo io lo rifiuto, cioè rifiuto questa logica bellica per cui da una parte io mi dichiaro pacifista. Penso che molti in Italia abbiano questa posizione. Da una parte sono a fianco del popolo ucraino, ma dall'altra parte io non mi riconosco assolutamente né in questa guerra né soprattutto in questa narrazione. Questo io ci tengo molto a sottolinearlo, perché nella narrazione per cui da una parte c'è il bene e dall'altra c'è il male, da una parte ci sono le democrazie occidentali e dall'altra parte ci sono le autocrazie e soprattutto, e questo lo voglio sottolineare, e soprattutto io sono abituata, io credo che veramente abbiamo necessità del pensiero e della riflessione, troppa emotività, abbiamo bisogno di fermarci e di riflettere, di ragionare. Il ministro Di Maio diceva tra i punti il terzo la diplomazia. La diplomazia dovrebbe essere il primo e io mi chiedo, sentiamo tante testimonianze, tanti strateghi che ci dicono dov'è il carro armato di qua, dov'è il carro armato di là, e io mi chiedo dov'è la politica? Ma come si fa? La politica, come si fa la politica di fronte a uno che dice io mi prendo l'Ucraina? Allora, io penso questo. Ed è già dentro all'Ucraina, allora, non lo dice solo, ma lo sta facendo. Certo, però io vorrei dire due parole che secondo me sono molto importanti anche da un punto di vista, come dire, filosofico-politico. La prima è neutralità. Qual è il problema di un paese neutrale? Per me neutralità sarebbe un valore. Perché dobbiamo per forza mettere una base NATO vicino lì al confine? Noi, scusi, no. È importante. Ma questo è un punto rilevante. Decisivo. Appunto, proprio per questo. E il secondo punto di cui non si parla quasi mai è il concetto di sovranità. Noi abbiamo tanto, almeno io, ho tanto combattuto contro i sovranismi. Io penso che due paesi come l'Italia e la Germania avrebbero dovuto, che sono paesi pacifisti per quello che hanno vissuto, avrebbero dovuto prendere posizione, invece hanno abdicato. E il problema è la sovranità. Ma attenzione, perché l'Europa è costituita da tanti popoli diversi. La questione del Donbass è una questione che esiste in altre parti dell'Unione Europea. Esiste in Catalogna e esiste... pensiamo soltanto a quello che è successo... Però qui non c'è solo il Donbass, qui sono intorno a Kiev. Ma bisognava intervenire prima, ma adesso c'è ancora, ci deve ancora essere spazio
per la parola, per la diplomazia, per la politica. Professor. Allora, uno per volta, perché vi prego, chi su questo ha ragione la professoressa Di Cesare, bisogna comunque dare spazio a delle posizioni che in questo momento sono largamente minoritarie, perché tutti siamo con l'elmetto, diciamoci la verità, perché tutti siamo a fianco al popolo ucraino. Sono d'accordo. Beh, però attenzione un attimo a capire se tutti i torti e tutte le ragioni stanno da una parte soltanto. Nunzia De Girolamo. No, io non ne faccio una questione di dove sono i torti e dove sono le ragioni, è che tutta questa razionalità e questo discorso anche... Giusto quando si dice non c'è la politica, probabilmente è vero, no? L'alibi di dire siamo tutti contro la Russia, tutti contro Putin, perché non c'è stata una logica politica nell'affrontare i disagi che ormai erano evidenti. Però come si fa a dire che l'Italia dovrebbe restare inerme rispetto a tutto questo? Noi vediamo morti, vediamo bombe, inerme. Vediamo bambini. Scusi, io no, non ho detto dovremmo inerme. Fare? No, come faceva il Parlamento italiano a non associarsi al resto dei paesi europei nel partecipare inviando le armi? Non ho detto questo, come ho faceva? Detto che l'Italia e la Germania avrebbero dovuto, per il passato che hanno, un ruolo fondamentale nell'Unione Europea. Quelli che dicono che l'Unione Europea si è compattata sulle armi. No, l'Unione Europea si è compattata innanzitutto, professoressa, si è compattata innanzitutto sulla pandemia e sui morti di Bergamo. No, scusi. Perché noi abbiamo fatto uno scostamento di bilancio che ha coperto questo paese solo grazie alla pandemia e abbiamo fatto più Europa. Ma noi dobbiamo avere una politica comune. Uno per volta. Per me questa è una sconfitta dell'Unione Europea. Non è una vittoria dell'Unione Europea. Noi da soli Europea. Non contiamo niente. C'è un punto, ma noi da sola non contiamo niente. Noi non ci uniamo come Europa. Certo. In una strategia di questo difesa. Questo sto dicendo, ma non nelle armi. Dei paesi ma non nelle armi. Dottori, era possibile... un attimo solo, Crosetto. Era possibile, lo chiedo all'esperto, intervenire prima? Per esempio, noi abbiamo scoperto, molte persone hanno scoperto della guerra del Donbass, diciamoci la verità, che ha fatto 15.000 morti, adesso, ma la guerra è scoppiata nel 2014, certamente. Dura da molti anni e noi ce ne siamo allegramente fregati in quel momento. Potevamo in quel momento, in questi anni, disinnescare quello che sta succedendo adesso? Allora, alcune cose. Cominciamo col dire la prima. È vero che la guerra in Donbass è scoppiata nel 2014, subito dopo Euromaidan. Ma è anche vero che tutto sommato cosa avremmo potuto fare in quel contesto lì, francamente. E anche adesso io non credo che questa crisi nasca attorno al Donbass. Il Donbass è il pretesto che è stato utilizzato. Il tutto nasce invece dalla volontà posta sul tavolo dalla Russia di pervenire alla delimitazione delle sfere di influenza in Europa seguendo uno schema molto simile a quello che negli anni 70 portò alla carta di Helsinki. Gli americani hanno fatto capire di essere disponibili a un negoziato sotterraneo, non ufficiale. Questa cosa qui ai russi non bastava perché hanno l'ossessione... C'è un negoziato sulla neutralità dell'Ucraina? Sulla neutralità dell'Ucraina intesa come non ingresso nell'Alleanza Atlantica e, mi spiace dirlo, anche non ingresso nell'Unione Europea. Dico non ingresso... Questa trattativa da quanto dura? Sotterranea? Guardi, dallo scorso autunno. Perché non bastava Putin? Perché nella, cultura politico-strategica russa pesa ancora molto il ricordo del Gentleman Agreement del 1991 stretto dall'allora presidente George Bush il vecchio, il padre di quello che invece ha invaso l'Iraq nel 2003, in base al quale era stato garantito che l'Alleanza Atlantica non si sarebbe mai allargata verso est. Poi le cose sono cambiate, perché a un certo punto la NATO ha varato la politica delle porte aperte, è stato stabilito giustamente in un certo senso che ciascuno Stato ha diritto di scegliere con chi allearsi e da chi difendersi, però è stato anche dimenticato che per ogni paese che entra nella NATO occorre il consenso unanime di tutti gli altri che si esprimono valutando l'apporto che ciascun paese dà alla sicurezza complessiva di tutti gli alleati. Questa tra l'altro è stata la posizione che Di Maio ha rappresentato quando è andato da Lavrov prima che scoppiasse il conflitto. Ora tutto questo per dire cosa? Che a un certo punto il problema di un ulteriore allargamento dopo quelli fatti nel 97 e nel 2004 si è posto. E si è posto a partire dal 2008.
ma alcuni paesi, tra cui anche il nostro e la Germania, si sono opposti alla concessione del Membership Action Plan in favore di Georgia e Ucraina, proprio perché dubitavamo che questi paesi potessero apportare qualcosa di positivo alla sicurezza comune, e invece sospettavamo o temevamo di dover essere esposti alla necessità, In poche parole, l'Ucraina non sarebbe mai entrata nella NATO, secondo lei? Cioè, il fantasma di Putin è un pretesto o c'era questo rischio? Perché se lei dice c'erano paesi che non avevano interesse all'ingresso dell'Ucraina nella NATO, tra cui noi... Certo, perché è una posizione che è stata sostenuta dai governi di centrodestra quanto dai governi di centrosinistra. Quindi è solo un pretesto quello solo di per Putin. Dirne una, il giuramento di Yushchenko, il governo di centrodestra presieduto da Berlusconi, non fu presente, inviò in rappresentanza dell'Italia il Presidente della Camera dei Deputati, quindi il Parlamento. Allora, facciamo una cosa, siccome mi devo fermare perché c'è un tassativo, dobbiamo aprire la discussione. Però c'è qui, una cosa, se poi ci ritorniamo, che no, è importante. No, ci torniamo senz'altro. La questione che è stata sollevata in apertura di questo blocco, secondo me, è quella cruciale di questa crisi. Noi siamo di fronte a una pericolosa erosione del principio della dissuasione nucleare. Si sentono dichiarazioni in questi giorni da un lato e dall'altro in base alle quali... Come se fosse caduto un tabù. È caduto un tabù. L'utilizzo di una parola che non si era mai utilizzata assolutamente prima e che potrebbe avere una conseguenza. E per quelli della mia generazione che si sono formati negli ultimi decenni della Guerra Fredda sono, come dire, parole, concetti che veramente fanno tremare e sono sorgente di grandi preoccupazioni. Ripartiamo da qui e anche dalla perché io vorrei tornare poi su Donatella Di Cesare, sulla professoressa Di Cesare, sulla la scomparsa del tema della trattativa, della diplomazia, la sconfitta in partenza della politica e della diplomazia di fronte alle armi, con Guido Crosetto, con il professor Geraci e con naturalmente anche le nostre... Comunque, la diplomazia non si ferma durante la guerra. Vediamo cosa si può fare. Pubblicità, pochi minuti, tornate qui, vi faccio vedere poi la villa di Putin, che è uno spettacolo. Ma la regione preferita dagli oligarchi russi è la Toscana. Questa è la vista dall'alto di Villa dell'Olmo, nel cuore della Maremma, circondata da ulivi, e con un laghetto privato. Appartiene a uno degli uomini in assoluto più vicini a Putin, Arkady Rotenberg. Erano insieme fin dagli anni della palestra di judo Yavaraneva. Allora, voglio partire da un punto prima di mostrarvi le tante cose che ancora dovete vedere, però voglio ripartire da quello che dice la professoressa Di Cesare. Non c'è spazio per la diplomazia, per la politica, c'è solo il rumore delle armi e questo non è accettabile. Voglio sentire Guido Crosetto su questo, si prepari Guido Crosetto, però fatemi salutare Alessio Lasta, che credo debba andare a dormire, è nella stazione di Kiev in questo momento perché è arrivato, lo ricordo ai nostri telespettatori, dopo il coprifuoco con il treno da Leopoli, è nella stazione di Kiev e credo che Alessio la notte la dovrei passare lì perché col coprifuoco non puoi uscire, giusto? Non puoi raggiungere l'albergo. Giusto, ti faccio vedere questa stazione velocemente, è una stazione poco illuminata, una sala d'attesa poco illuminata, ci sono solo 6 luci per migliaia di metri quadrati. Allora guarda qua un po' le persone che stanno aspettando un treno che parta domattina, qui ci sono persone che stanno dormendo qui sulle stesse poltrone che sono di legno però di questa sala d'aspetto. Ci incontrano tantissime storie, per esempio adesso non so se riusciamo a inquadrarla perché è molto buio, ma una mamma sta accarezzando la mano del suo bambino, avrà 5 anni. Vediamo se riusciamo ad avvicinarsi, sono questa famiglia non so se riuscite a vedere, e anche loro stanno aspettando un treno per andare verso Leopoli, per mettersi al sicuro. Qua guardate altre persone, un'altra mamma con il suo bambino, anche qui in attesa di poter partire. Parlo un po' più piano proprio per rispetto di queste persone, è l'una di notte e anche qui gente che sta dormendo. Qui c'è una persona che dorme, guarda che dorme per terra qua su questo giaciglio improvvisato, anche lì in fondo è molto buio, non so se riuscite a vedere. Vediamo anche Alessio, noi. Vediamo. Ecco, vediamo, sono anche immagini anche girate ovviamente con il telefonino, quindi insomma sono immagini sporche, ma ci danno perfettamente l'idea di queste persone che sono lì chiaramente per poter prendere il treno per primi domani e riuscire a prendere la direzione di Leopoli e poi della Polonia.
Sì, dormiranno qua appunto perché vogliono essere i primi e noi anche dormiremo qua. Consentimi di chiudere questo collegamento almeno per questa sera ricordando la vicenda di questa bambina Polina, 10 anni, morta sotto le bombe di Kiev qualche giorno fa. Oggi purtroppo è morto anche suo fratello di 5 anni, sono morti i genitori. L'unica che ancora lotta tra la vita e la morte è la sorella, la terza figlia di questa sventurata famiglia, che ha 13 anni ed è in terapia intensiva. Ecco, la guerra è anche la vita di questa ragazza di 13 anni, rimasta orfana e rimasta sola al mondo, che lotta per sopravvivere. Grazie Alessio e buonanotte, e a te, a Paco Sannino, e state attenti. E ci sentiamo naturalmente nei prossimi giorni. Alessio sarà la nostra voce, i nostri occhi da Kiev. Vedevo Dasha particolarmente colpita a vedere le sue persone. Dasha, da che parte viene l'Ucraina? Io sono di Donetsk. Di Donetsk, quindi proprio dalla terra contesa proprio. Sì, mi sono trasferita qui quasi sette anni fa, quando è scoppiata la guerra nella mia città, e i miei hanno deciso di mandarmi qui dalla nonna. E che cosa prova, cosa pensa di quello che sta succedendo? Io sono ancora in trance, a volte sono ottimista e dico dai che si risolverà tutto, vedo gli ucraini super ottimisti che combattono per la libertà, per gli ideali, per non essere sottomessi a una pura dittatura, e però oggi vi dico la verità, stasera sono molto molto pessimista anche dopo le cose che ho sentito qui e non so se ce la faccio. Ci sono due parole, no? Che una è quella che la professoressa Di Cesare pronuncia, che è la parola pace. Bisogna discutere se la parola pace sia compatibile con la parola libertà del popolo ucraino in questo momento, o se la libertà e la difesa della libertà debba per forza passare attraverso l'uso delle armi. Purtroppo non abbiamo iniziato noi questa guerra. Esatto. Per essere difesi dobbiamo combattere, dobbiamo difendere la nostra libertà. Nessuno andava con le armi degli ucraini, nessuno voleva questa guerra, e fino all'ultimo tutti il giorno prima la gente si divertiva, quindi noi non la volevamo. Posso dire che spero che i popoli, il popolo ucraino e il popolo russo, si ribellino a questo, perché non è assolutamente accettabile la guerra per conquistare né la libertà né la pace. Non si conquista la libertà attraverso la guerra, la pace viene prima della guerra. Questa ormai idea... non c'è più la pace, è facile parlare della pace quando è a casa tua. No, la pace comincia da qui e comincia immediatamente. E deve dirlo al signor Putin. Perché non è che gli ucraini devono rispondere. La pace vuol dire anche interrogarsi sulle ragioni dell'altro e pensare di poter avere torto. Scusi, questo è però io non ce la faccio. È inutile. Professoressa, veramente non ce la faccio. Le lacrime di questa ragazza, il dolore. Sono ragioni personali. Uno per volta. La demonizzazione di Putin non serve a nessuno. Sì, ho capito, qual professoressa, ma la sua famiglia in Ucraina non morire. L'obiettivo è dimostrare la propria politica. Allora, uno per volta. Scusate. Perché cosa? La gente non sa neanche perché. Professoressa, un attimo soltanto. Guido Crosetto, Nunzia, e poi sentiamo Dasha e Antonino. Prego, Guido Crosetto. No, ma io sono senza parole. Io sono il primo che sta dicendo da giorni che l'unica cosa che deve fare l'Occidente è mantenere canali di dialogo aperti e cercare in tutto modo di far finire questa guerra, che può solo peggiorare. Il compito principale che ha tutta la comunità del mondo che è fuori da questa guerra è quello di cercare la via diplomatica alla pace. Lo dico da giorni, lo urlo da giorni. Ciò detto, il discernimento mi fa capire che tutti i ragionamenti su la neutralità sì o no, il Donbass sì o no, sono caduti con le ragioni, nel momento in cui il primo carro armato, il primo soldato ha superato un confine. Assolutamente no. Come no? Restano le ragioni della diplomazia. Ma cosa faccio? Ci ragiono? Ma come fa a ragionare così?
Cioè lei pretende che loro stiano zitti quando ma guardi, io sono... e i soldati gli sparano addosso? Ma io sono ma contenta di non avere la sua posizione, perché ci mancherebbe altro. E meno no, ma male. Mi dica la sua. Io porto le ragioni della pace, che in questo momento sono scomode, perché chi parla così viene addirittura indicato a pubblico ludibrio. Come no? No, dica, risponda alla domanda. Guardi, che io non sono d'accordo con lei e lei con me. Quale doveva essere la reazione, secondo lei, degli ucraini? Io non mi schiero, questo è il punto. Io dico, ma c'è bisogno parte. Di politica. Ma entra il carro c'è armato. Bisogno che di io avere? Non sento la politica. È la sconfitta della politica. Antonino Monteleone, è troppo comodo. Una per volta. Un attimo, Crosetto. Crosetto, un momento. Mi permette, professoressa, ma se lei vede un energumeno e picchia un ragazzino, lei si mette a guardare o protegge il ragazzino? Un attimo, state Crosetto un attimo, perché qui ci troviamo di fronte allora, a un energumeno. Questa è già, propaganda guerrafondaia, perché lei sta dipingendo da una parte prende da una parte prepotente. Uno per volta. E da una parte l'energumeno. E già sì, però servono delle soluzioni, professoressa. Ma certo, ma le soluzioni devono essere trovate. Ma perché? Ma noi siamo arrivati nel 2000... Non abbiamo tempo per metterci a tavolo e ragionare. In Europa... Noi siamo arrivati a questo punto di accettare due libri bellissimi sulla tortura, parlare del nucleare. Monteleone, calma. Io ho scritto sulla tortura, non vi accalorate. Perché io condanno la violenza. Monteleone. C'è una popolazione che è stata sottoposta alla violenza peggiore, che è quella di avere la guerra all'interno dei propri confini, che è quello di avere colpiti obiettivi civili, non obiettivi militari, con la scusa di proteggere la popolazione russofona nel Donbass, a Donetsk e nelle altre città, diciamo, dove Putin vuole in qualche modo espandere l'influenza russa. E io le dico, ma se lei vede un debole che le prende da un energumeno, si gira dall'altra parte o prova a fare qualcosa? Tu dici che la posizione in questo momento che allora. Ci siamo polarizzati. Io non credo che ci siamo polarizzati. Che invece la posizione della professoressa Di Cesare, che io rispetto, è invece la posizione maggioritaria in Occidente. Speriamo. Cioè nel 1900, tra il 1929 e il 1931, negli Stati Uniti sfilavano per le strade i pacifisti che dicevano Hitler non sta bombardando gli Stati Uniti, Hitler non è un problema per l'America, perché andare in Europa? Finiamola con questa equazione. Io non sto dicendo che Putin assurda. È Hitler, io Putin sto dicendo che quando c'è un aggredito Hitler, e un aggressore bisogna nulla. Limitare la libertà vuol dire, dell'aggressore, vuol dire questo non le saper sto analizzare. Allora fermi, abbassatemi un attimo, professor Geraci. Voglio avere il suo parere. Esiste uno spazio che non sia solo quello delle armi in questo momento di questa discussione che ha sentito al nostro tavolo? Che idea si è fatto? Ma lo spazio esiste, anzi deve esistere. E vorrei sottolineare, dobbiamo separare un attimino i gusti dalle analisi. Questi schieramenti, si condanna, si giustifica, sono un po'... come dire, cose personali che ognuno può esternare nella propria mente, li può esternare comunicando o li può esternare con azioni, quindi sono tre livelli, ma restano sempre nell'ambito del proprio giudizio, che francamente non è utilissimo se no a esternare quello che si pensa, anche spesso a, come dire, lavarsi la coscienza. Le analisi sono invece un'altra cosa, e all'interno delle analisi la diplomazia insegna, ma anche quando si negozia, bisogna, per vincere questa battaglia dialettica, bisogna capire bene cosa pensa l'avversario, che ha sbagliato, che non mi ha giustificato, che ha commesso degli atti che stiamo qui a commentare, non dobbiamo ridirlo appunto perché quello diventa un giudizio, ma bisogna capire cosa lo ha portato a fare questo passo in modo che si persuada a fare il passo indietro. Vabbè, proprio per salvare corta, le vite. Quindi la proposta... Allora, la signora Danietz Basin saprà meglio di me quello che è appunto la guerra che va avanti da 8 anni. Quello che noi pensiamo sia un'aggressione di Putin verso l'Ucraina, che c'è, va compresa dal punto di vista dei russi. Io ho sentito, ovunque ho avuto modo di parlare direttamente con Putin, per la Russia il passato è presente. Non ho capito Putin che dice, Crosetto? Buonanotte. Non abbiamo capito, dia il senso alla sua, non l'abbiamo capito. Vabbè.
Crosetto ogni tanto lo fa, non so. Prego, professor Gerasci. Lo dicevo, per Putin il passato è presente. Lui insiste, e lo ha detto anche durante dei colloqui che abbiamo avuto, voi in Europa avete dimenticato che è stata l'Armata Rossa, e lo dice sempre Krasnaya Armia, che ha liberato la Germania, ha liberato Auschwitz. Quindi un evento di 70 anni fa, per lui fa parte del dialogo che va fatto adesso. Per noi è come se la storia fosse iniziata giovedì scorso, ed è, diciamo, giusto prendere le posizioni e le distanze. Però posso farle un'obiezione, scusi professore, perché sì, prego, ci sono due obiezioni a questo ragionamento che fa lei. La prima obiezione è che, anche se noi facciamo un'analisi storica, le analisi storiche che possiamo fare hanno un po' il sapore del giustificazionismo, cioè che rischiamo di dire, siccome Putin si sentiva minacciato, siccome Putin aveva il problema del Donbass, allora ha dovuto reagire, e noi non possiamo giustificare l'attacco a uno Stato sovrano e democratico. Poi c'è una seconda questione. Io l'ho invitata perché lei è una persona che ha una enorme conoscenza del fronte orientale, d'accordo? Dalla Russia alla Cina, va bene? È possibile, ha fatto parte di un governo, che è stato il primo governo Conte, che guardava con molto interesse a quel fronte lì, ritenendo che guardare alla Russia e guardare alla Cina potesse essere un modo per mettersi in sicurezza e poter aprire nuove strade, nuove opportunità economiche e politiche, sganciandosi da Occidente. Ma non vi siete accorti chi avevate davanti, però, evidentemente. Cioè non vi siete accorti chi fosse davvero Putin, perché Putin era quello che era da molti anni. Quindi lì c'è stata, secondo me, anche una miopia da parte vostra nel fidarvi o nel mettervi nella bocca di un orso, non capendo quanto fosse orso. Allora, le rispondo su due punti. Diciamo, la lingua italiana è abbastanza precisa. Giustificare significa ritenere che una cosa sia giusta, e nessuno giustifica l'aggressione della Russia sull'Ucraina. E un'altra cosa è capirne le cause, quindi il discuterne non significa assolutamente giustificare. Sul discorso che lei ha citato, la nostra apertura verso Est, è stata proprio perché capiamo come vivono e come funzionano alcuni sistemi politici, e abbiamo preferito aprire la via del commercio come base in alternativa a quella della diplomazia, proprio per cercare il coinvolgimento, l'engagement di queste due potenze, la Cina e la Russia, che hanno dei sistemi diversi, che a noi possono non piacere, ma anche qui è un giudizio, proprio perché quando passano le merci, non passano le armi. Quindi questa nostra apertura non è mai stata geopolitica. Nessuno ha mai detto dobbiamo abbandonare la NATO, andare in un patto nuovo di Varsavia. È stata proprio perché, dottor, abbiamo capito che c'era questo rischio. Noi la sapevamo che la guerra in Ucraina c'era da 8 anni, non l'abbiamo scoperta ieri. Sappiamo che la Cina è un regime che ha il suo sistema politico. È proprio per evitare queste lacerazioni e questi estremisti che stiamo vedendo adesso, abbiamo detto commerciamo. Vendiamo il nostro Made in Italy, facciamo anche la via della seta. Le arance, abbiamo mandato le arance. Abbiamo mandato le arance e volevamo far comprare. Volevamo far comprare il debito pubblico italiano alla Cina in alternativa al quantitative easing della Banca Centrale Europea. Cioè fare il gioco di chi ci vuole dividere. Cioè è successo che tra il 2016 e il 2018 abbiano preso piede in Italia quelle posizioni che miravano a disgregare l'Unione Europea. E infatti abbiamo scoperto che il Comitato per la Brexit, diciamo il fronte Leave, prendeva i soldi dai russi. E guarda caso, obiettivo centrato, un pezzo fondamentale dell'Unione Europea è andato a farsi strabenedire anche nell'interesse cinese, e scopriamo che la Cina, diciamo, che verso la quale esportiamo non così tanto, continua ad esercitare una forte influenza sul sistema politico italiano attraverso quello che dice: se commerciamo non passano le armi. Ma le armi sono un prodotto commerciale. Ma noi volevamo, come lei giustamente con un'ironia forse non appropriata alla tragedia di questi giorni, ha parlato di arance. Meglio le arance che le armi. Gerasci, professore, le posso chiedere una cosa, perché voglio poi coinvolgere gli altri. Solo una cosa: lei conosce molto bene i cinesi, adesso è a Shanghai. La Cina potrebbe essere il mediatore di questa crisi?
potrebbe avere un ruolo e fermare Putin, la Cina, se non siamo in grado di farlo noi? A questo proposito, forse mi ricollego alla professoressa De Cesare, cioè cercare armi dove le possiamo trovare, ma armi politico-diplomatiche di pressione economica. Che pressione può esercitare la Cina sul Cremlino? Assolutamente sì, la Cina, e dobbiamo lavorare anche con la Cina per cercare di far sì che la Cina possa avere successo, non ostacolarla, perché la Cina condivide con la Russia quel modo di pensare a cui accennavo prima, di volessi riprendere la storia, e può interagire su un livello linguistico, semantico e anche di pensiero molto simile a quello della Russia. Ed è infatti per questo che Zelensky ha cercato il contatto con il ministro degli esteri Wang Yi, imitando la Cina, forse un po' deluso dal, chiamiamolo fallimento, l'avete detto voi, dell'attività dell'Unione Europea, attività diplomatica dell'Unione Europea. Allora anche Zelensky si è rivolto alla Cina, e quindi questo ci deve dare un segnale, essendo l'Ucraina molto vicina anche culturalmente alla Russia, lo sappiamo, vuol dire che c'è un movimento che ritiene che serve un partner neutro, un partner che non sia esposto, perché purtroppo quando i nostri... E la Cina può esserlo, la Cina può esserlo, la Cina può esserlo. Può esserlo e lo deve essere, perché penso che sia la strada giusta, perché anche la Cina non interferisce nelle situazioni esterne. Noi l'abbiamo criticata perché non ha preso posizioni, perché non ha fatto le sanzioni, ma è proprio questo suo aver mantenuto la neutralità, non aver detto Putin è un dittatore o d'altro, le dà un ruolo in questo momento. Voglio sentire Nunzia e poi coinvolgere Caterina su questa discussione. No, ci sono degli elementi che mi fanno pensare quasi alla fantapolitica e soprattutto degli attacchi di cinismo inquietanti. Questa ragazza aveva le lacrime agli occhi prima, raccontando della sua famiglia che rischia di morire, dei suoi coetanei che sono lì a combattere facendo tutti altri mestieri e si trovano improvvisamente impegnati in una guerra. Come facciamo a dire a loro, ucraini, voi dovete ribellarli? Che devono fare più di quello che hanno fatto, professoressa? È la Russia, magari, è il popolo russo che non ama evidentemente Putin, ma subisce il despota, che deve ribellarsi a quello che sta facendo all'Ucraina. Ma certamente, ma io ho detto sì. Allora, lei può dire che tutto quello che non è stato fatto in passato e quindi il mancato dialogo fino ad oggi sicuramente è stato un errore. Kissinger nel 2014 diceva che non dovevamo trasformare l'Ucraina in un regolamento di conti e che ci voleva un'intermediazione tra l'Occidente e ovviamente la Russia. Questo non è avvenuto. Ma oggi, come diceva Crosetto che ci ha lasciato, sono entrati in Ucraina. Qual è l'alternativa? Come fa l'Italia Posso fare una domanda? Ma qual è l'obiettivo di questa guerra? Far cadere Putin? Perché no. se questo è l'obiettivo, io veramente sono terrorizzata. Il nostro obiettivo è far cadere Putin. Io mi chiedo questo, perché... Ma chi ha iniziato questa guerra? Il nostro obiettivo? Il discorso di chi ha iniziato è sempre un discorso sbagliato. Non è sbagliato. Va sempre verso perché attaccare un i civili alle 4 di mattina... Ma io sono d'accordo con lei, io non sto giustificando questo. Io sto cercando di capire qual è l'obiettivo di questa guerra. L'obiettivo di questa guerra, io spero che ci sia un piano B, perché se il piano A è far cadere Putin, ma questo sarebbe una trappola, una guerra assurda, una guerra micidiale, noi come facciamo a restare fuori dall'Europa? Mi può dire l'Italia come fa a restare fuori dall'Europa? Ma chi l'ha mai detto? Noi siamo forti, ma perché lei ha detto che noi la Germania ci dovremmo fare i fatti nostri? No, io non ho detto questo. Non dovevamo votare così in Parlamento l'altro giorno. Scusi, io ho detto esattamente l'opposto. Io ho detto che Italia e Germania è un paese che mi sta molto a cuore, perché io ho vissuto 15 anni in Germania. Mi sento un po' tedesca. Mai avrei immaginato che due grandi paesi pacifisti che hanno alle spalle la Shoah, che hanno alle spalle Auschwitz, avrebbero varato il riarmo. La Germania e la Polonia. Il riarmo mai.
dovevano essere le colonne portanti. Quindi lasciamo che Putin faccia quello che voglia nel resto del mondo. Comincia con l'Ucraina, guardi, e prosegue lei, altrove. E noi Europa, che insieme allora siamo un valore, vuole fare ci la facciamo guerra i fatti contro, per far cadere ma Putin, come facciamo a non difendere? Scusate un attimo, scusate un attimo. Poi voglio coinvolgere Caterina su un fatto fondamentale, le faccio ascoltare una voce russa. Solo una questione. Io che è questa. Avevo lasciato irrisolta una domanda, però, e le dovevo una risposta, se questo nucleare si potesse evitare. Ah. Sì che si poteva evitare. Prima. Poteva evitare prima, nel momento in cui l'intelligence americana comunicava che la pressione militare sull'Ucraina aumentava, però il presidente degli Stati Uniti, il primo ministro britannico e anche quello canadese, di fronte alla pressione montante, hanno scelto di ritirare i consiglieri militari che avevano mandato a Kiev. In questa maniera, sostanzialmente, hanno dato un segnale politico di semaforo verde. Cioè gli americani sarebbero dovuti rimanere a Kiev? Assolutamente sì. Perché anche con delle forze armate... Ma guardi, non era necessario averne molte, eh? Anche 200 o 300 uomini, nessuno avrebbe corso il rischio di sparare addosso dei soldati americani, perché questo avrebbe implicato l'innesco dell'escalation. E perché questo durante non è gli stato anni fatto, 90, dottore? Ecco, questa è la cosa su cui ci dovremmo interrogare. L'altra cosa fondamentale è stata, in caso di aggressione, presidente Biden, l'America aiuterà l'Ucraina con tutti i mezzi possibili e immaginabili, ma non concorrerà alla sua difesa militare. E lo stesso atteggiamento è stato assunto ovviamente anche dall'Alleanza Atlantica. La domanda è: che segnale abbiamo dato? Forse si poteva allora evitare. Allora, non so se posso chiedere al dottore, non so se mi sono spiegato, perché lui Geraci ha fatto riferimento alla Cina, che è la stessa Cina che già sapeva di Kiev, si è preoccupata più di giochi olimpici che di fare l'interlocutore. La Cina, me lo confermerà o smentirà il professor Geraci, ha sostanzialmente acquisito il controllo della borsa di Kiev e dal 2013 controlla anche una parte importante delle terre arabili in Ucraina, quindi ha anche degli interessi importanti economici in Ucraina. E non c'è questo grande allineamento sulla questione tra Pechino e Mosca. Probabilmente la Cina, al termine di questa guerra, sarà uno dei vincitori netti, esattamente come gli Stati Uniti. Quindi questa non guerra, sarà un mediatore. Scusi, questa guerra, stavamo per esserlo prima. A un certo punto, con la sua decisione di riconoscere le repubbliche separatiste sorte in Donbass indipendenti, sostanzialmente il presidente Putin ha chiuso la porta. Noi dovevamo avere Draghi il 23 o il 24 febbraio, che andava al Cremlino e sarebbe stato l'ultimo tentativo. La grande irritazione di Lavrov nei confronti di ministro degli esteri, esattamente, sta probabilmente tutta in questo, che probabilmente Lavrov, che sicuramente non ha condiviso la decisione del presidente Putin, sperava di avere, con la visita di Draghi, un'ultima occasione per fermare il suo presidente e farlo desistere da questa avventura che si sta rivelando densa di rischi. Non però mi scusi, per dottore, lei mi fa pensare che quindi gli americani in qualche maniera abbiano voluto e deciso un'escalation di questa crisi? Questo glielo lascio dire a lei. Però nel ritiro, nel ritiro lei tragga le sue dei consiglieri non l'ho militari, detto. Qui c'è una situazione che lascia a noi in Europa una situazione devastante, non solo. E loro ci guardano da fuori e magari ci vendono pure il gas liquido che estraggono negli Stati Uniti. Aggiungo, pagandolo ovviamente in dollari, mentre invece Gazprom si prende. Allora, io vi mando, tanto ringrazio la presenza di Cesare, che spero di rivedere presto qui, perché a noi interessano sempre, anche se si arrabbia Guido Crosetto, i pensieri, come dire, laterali, perché sennò poi... No, ha confermato l'idea. Allora, Salvatore Gulisano in questo pezzo straordinario ci racconta gli oligarchi e Putin, e poi Caterina, subito a lei, per sapere... Ma che diavolo di leader è questo qua? Qui siamo tra le colline a nord di Perugia, una zona famosa per i castelli, molti dei quali sono stati acquistati negli ultimi anni da oligarchi russi e dai loro figli. Andiamo verso il castello di Procopio. Era praticamente diventato rudere, è stato completamente ristrutturato dal figlio di
Alexander Lebedev, uno degli uomini più ricchi del mondo, ex KGB a Londra, quindi ex collega di Vladimir Putin. Dopo il passato nel KGB, Lebedev è diventato un imprenditore con quote importanti in Aeroflot, Gazprom e Sberbank. In questa foto è quello a sinistra, in posa sulla pagina Instagram del figlio Eugeni. In questa importante rivista di design, Lebedev figlio è in posa davanti al suo castello, le rovine prima, gli arazzi poi, i mobili antichi, le icone dei santi in bagno, passione per i viaggi e per le armi. Il rampollo festeggia il compleanno in pick-up in mezzo alla guerra in Yemen e poi ancora foto con Elton John, il principe William, persino con il premier Johnson, vita da oligarchi tra Londra e l'Italia. Sì, volevamo sapere se era possibile vedere il castello, ma non c'è Eugeni? Siamo noi due. Ci fa la telecamera, un video perché per te. Ecco, infatti, io non approvo questo. Non approvo? Non c'è quindi Lebedev, no? Io non sono autorizzata a parlare con persone che okay. Non conosco, se potete uscire, grazie. Andiamo via, va bene. A soli 5 km dal primo si trova il castello di Antognolla. Stavolta non si tratta di una villa privata, ma un mega resort circondato da campi da golf. Qui è di casa anche il premier italiano Mario Draghi, che è appassionato golfista e ha una residenza in Umbria. Come racconta il libro Oligarchi di Iacoboni e Paolucci, il progetto definitivo prevede la costruzione di 77 ville private extra lusso. E anche questo è l'investimento di un oligarca, Vladimir Yakunin, uno dei più vicini a Vladimir Putin. Erano insieme nel KGB e insieme nella cooperativa Ozero, che gestiva le loro dace sul lago vicino San Pietroburgo. Le scritte di benvenuto sono in italiano, in inglese e in tedesco, ma soprattutto in russo. Salve. Volevamo capire se con diciamo, la situazione internazionale che c'è c'erano dei cambiamenti nel progetto. Non sappiamo nulla. Nulla, ok. Siamo qua, stiamo lavorando, qui abbiamo una clientela molto, molto varia. Io pensavo di trovare anche le foto di Draghi, che mi ha detto che pure lui giocava qua. Lui, sì, ormai è da un po' che non torna. Ma la regione preferita dagli oligarchi russi è la Toscana. Questa è la vista dall'alto di Villa dell'Olmo, nel cuore della Maremma, circondata da ulivi e con un laghetto privato. Appartiene a uno degli uomini in assoluto più vicini a Putin, Arkady Rotenberg. Erano insieme fin dagli anni della palestra di judo, Yavaraneva. Nel 2014 era al quinto posto nell'elenco delle sanzioni di Europa e Stati Uniti. Sarebbe anche coinvolto nel finanziamento della guerra in Donbass. Delle sue ville si è occupato il documentario che ha vinto l'ultimo premio Morrione, Maremma Felix. Vorrei far capire che non sono dei benefattori che alimentano un flusso per l'economia locale e per l'economia regionale, bensì sono persone che con gli stessi soldi che hanno comprato gli immobili, che hanno comprato appezzamenti e che magari danno da mangiare a tante aziende locali, finanziano e hanno finanziato prima la guerra in Crimea nel 2014 e poi quella in Ucraina. Sono dei ricchi qualsiasi, sono persone che additate come criminali internazionali, perché quando ricevi delle sanzioni e quando finisci nella Putin list ovviamente sei schedato a livello internazionale. Sempre in Toscana è finita nelle mani di un altro magnate russo anche la storica villa Feltrinelli all'Argentario, quella che era appartenuta a Stefano Ricucci, 1900 metri quadri in un bellissimo promontorio circondato dal mare, acquistato da German Khan, nato a Kiev, Ucraina, quando era Unione Sovietica ma molto vicino a Putin. È il cofondatore di Alpha Group e sarebbe coinvolto nelle interferenze della Russia che hanno favorito la vittoria di Trump nel 2016. La loro forza, se vogliamo, è proprio questo scudo di anonimato che tirano su, ovvero loro non esistono perché la società con la quale comprano è una società offshore. Non credo le cose cambieranno a breve, anche perché questi personaggi vivono poco la casa, soprattutto è una magione per gli amici e ecco, per gli altri fedelissimi di Putin, tra cui ecco, proprio lo stesso Putin è venuto e ha pernottato in queste case. E forse Putin si è ispirato proprio ai suoi viaggi in Toscana, nell'ideare i vigneti intorno al suo chateau, da 2389 metri quadri, solo una delle tante villette che circondano l'enorme area del palazzo di Putin, secondo l'inchiesta pubblicata un anno fa dal dissidente Navalny, una sorta di Versailles moderna affacciata sul Mar Nero, 17.691 metri quadri solo il palazzo, arredato in gran parte con marchi italiani, ma italiano è soprattutto l'architetto. Lanfranc Cirillo, italiano architetto putinского dvorca.
Ecco l'auto che sta rientrando in questo momento nella villa di Roncadelle alle porte di Brescia. Dovrebbe essere l'auto della moglie, ufficialmente proprietaria di questa villa, dove risiede anche Lanfranco Cirillo. Cirillo proprio nelle ultime settimane è stato accusato di aver sottratto al fisco tasse per un imponibile pari a 50 milioni di euro. Avrebbe anche riciclato i proventi dell'evasione e non dichiarato opere d'arte per un valore stimato di 100 milioni di euro. Cézanne, Picasso, 143 opere totali, tra cui in giardino la statua di un gatto di Botero. Questo è uno degli ingressi della villa, quello posteriore, lì c'è una specie di serra. Ma qui non c'è il famoso gatto di Botero che lui tiene in giardino. Cirillo Lanfranco, le telecamere probabilmente ci stanno vedendo, vediamo se risponde al citofono. La crisi è che una persona che è residente all'estero in realtà sia residente in Italia, cosa che per noi non è assolutamente così. Ma... Lui comunque è qui in Italia, diciamo, al momento, non è in, in Russia, ecco. No, è assolutamente qua. Probabilmente anche in casa, visto che vi ha visto. Lui è da tempo qui nella villa italiana, anche in questo momento, come diceva lei. Assolutamente, no, queste sono informazioni che le ha dato chi Putin, gliele ha date. No, però è qui, me l'ha detto pure lei poco fa, diciamo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi vede che risiede qui, insomma, me lo sta dicendo anche lei. Ah, nel 2022 sì, i fatti sono del 2013. In realtà la procura gli contesta la residenza dal 2013, ma fino al 2019, negli anni in cui lo stesso Putin avrebbe firmato la sua cittadinanza onoraria russa. Nello stesso periodo l'architetto italiano ha lavorato alle ville di 44 oligarchi e soprattutto al progetto del Palazzo di Putin, un'area grande 39 volte il Principato di Monaco, che tra le altre cose comprende un campo da hockey sotterraneo, una chiesa ortodossa e un anfiteatro romano in costruzione. La squadra di inchiesta di Navalny ha ricostruito anche gli interni inaccessibili del famoso palazzo attraverso le foto degli operai e delle società che hanno fatto i lavori. Secondo il progetto di Cirillo ci sarebbero anche un teatro, un enorme casinò e perfino una versione russa del Bunga Bunga. Con questa inchiesta Navalny ha ricostruito una fitta rete di società di comodo, prestanome e finanziamenti di oligarchi amici che costituirebbero la più grande tangente della storia, 1,2 miliardi di euro per la grandeur di Putin. Allora, intanto saluto Diego Fusaro, insegna filosofia presso l'Istituto di Alti Studi Strategici e Politici di Milano. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Però, Ekaterina, voglio cominciare da lei, perché qui il punto è, si chiede in questo paese, se sei contro Putin lo devi dire, ti devi schierare, se sei a favore dell'Ucraina e della libertà degli ucraini devi dire che sei contro Putin. Lei a questo ragionamento come risponde? Ma da russa. Da russa, sì. No, prima di tutto vorrei dire che i russi, noi siamo tutti misti, cioè, non esiste un russo puro, siamo tutti un po' ucraini. E mio nonno, per esempio, era ucraino e è difficile trovare un russo che è veramente, veramente puro. Quindi è una guerra veramente tra i popoli che sono fratelli e questa è la cosa più brutta che può esistere. E direi che non, è molto difficile schierarsi in questo caso, a parte che tanta gente magari ha paura di schierarsi, e magari perché poi c'è la classe operaia che è molto molto pro Putin. E diciamo che la gente veramente in tanti momenti ha paura e crede anche in tutto quello che comunque si fa vedere in televisione e vuol dire che credono in una missione di pace. Sicuramente io personalmente non sono stata a Donbass o a Lugansk, quindi non potrei dire che cosa sta succedendo là. Magari un po' di verità comunque c'è anche in quello. Però personalmente io avrei comunque una posizione completamente pacifista, che mi sembra che in 21esimo secolo esiste la guerra in Europa, veramente nessuno poteva aspettarlo. Quando lei vede i carri armati che marciano nella terra di Dasha, che cosa pensa? Mi sembra surreale e mi sembra un incubo. Io non dormo da una settimana e quando mi sveglio mi sembra che comunque tutto questo non può essere vero. Lei immagino che parlerà con amici, parenti in Russia, persone. Sì. Qual è lì il sentimento nei confronti di questa aggressione?
Ma ci sono tanti pareri diversi, sicuramente Putin comunque ha tanti consensi e tanta gente comunque parla di nazionalismo ucraino, che comunque del conflitto nel Donbass e il fatto che tanti russi che vivono là sono stati perseguitati e hanno dovuto comunque... Lei su questa questione, Dasha, di questa... Lei vive qui, insomma, ma sì, su questa questione del Donbass e delle persecuzioni, no? Della pulizia, diciamo, etnica, sì, chiamiamola così, fatta sì, dagli ucraini nei confronti dei russi del Donbass, che cosa sai, che cosa ha capito? Allora, io capisco perché ho ancora... Le persone che vivono a Donetsk sono gli amici, sono i parenti dei miei amici. E, è una cosa che non esiste nella realtà, perché io il cognome è puramente russo, ho parlato in russo tutta la mia vita e ho viaggiato anche dopo la rivolta separatista nella mia città in centro dell'Ucraina, sono stata a Kiev, a Odessa, a Kharkiv, che adesso viene bombardato e raso a suolo. E non mi sono mai sentita perseguitata, minacciata, nemmeno i miei genitori, che erano più grandi di me. Quindi è una cosa che non esiste e persino le persone che adesso vivono a Donbass credono in questa propaganda di genocidio contro i popoli filorussi. Ma vi dico una cosa, l'Ucraina continua anche adesso a pagare le pensioni a tutte le persone che vivono nelle parti occupate di Donbass. Allora, professor Fusaro... voglio sentire la sua, insomma, io so un po' come la pensa lei è fortemente, fieramente, diciamo, anti-americano nella politica espansionistica, imperialistica, come la chiama lei, degli americani. Ma davvero lei in questo momento si sente di stare al fianco di un dittatore che manda in carcere chi manifesta, picchia i manifestanti, reprime la libertà di informazione e invade un paese sovrano che potrà starle simpatico o antipatico, ma in cui il presidente è stato votato dai suoi cittadini? Dunque, proviamo a fare un poco chiarezza. Io anzitutto condanno fermamente questa guerra come ogni altra guerra. Chi dichiara guerra è sempre nel torto. Però bisogna raccontarla tutta la storia, quindi per condannare realmente la guerra bisogna condannare le condizioni che alla guerra hanno condotto. E questa guerra ha una storia lunga, purtroppo, che è data essenzialmente dalla fine dell'Unione Sovietica, da quando cioè la NATO e gli Stati Uniti si sono espansi sempre di più verso Oriente, andando ad occupare gli spazi che un tempo erano sovietici. Ancora nel 2008 voglio ricordare che a Bucarest ci fu un incontro dove la NATO disse testualmente che la Georgia e l'Ucraina sarebbero presto o tardi entrate nella NATO. Questo è il punto fondamentale. Quindi io condanno fermamente questa guerra, ma la condanno tutta e quindi condanno anche le premesse che hanno portato a questa guerra. E dico una cosa che è stata detta anche prima nel corso del dibattito. Bisogna che l'Italia e l'Europa siano per la neutralità, che si oppongano fermamente a questa guerra, come la nostra Costituzione. Ma neutralità cosa vuol dire? Che lasciamo gli ucraini morire da soli? Cioè, che facciamo? Vuol dire questo. E a farsi espandere, poi. Certo. Certo. Lo dico subito. Allora, neutralità significa essenzialmente questo. Significa che l'Europa, se vuole rimanere fedele al proprio progetto, l'Europa di Kant e di Husserl, deve perorare le ragioni del logos, della pace, dell'amicizia, del dialogo, della diplomazia. È inutile che continuiamo a dire che l'Europa sta favorendo la pace quando manda armi e militari dichiaratamente offensivi. Siamo già di fatto in guerra, ci stanno portando verso una guerra criminale, oscena, rispetto alla quale l'Europa e l'Italia stanno perdendo una grande occasione, che è quella di perorare le ragioni della pace e del dialogo. Perché, come diceva Jean-Paul Sartre, nella guerra tra i ricchi muore sempre la povera gente, russi e ucraini allo stesso Monteleone? Tempo. Monteleone? No, l'unica domanda è se massima solidarietà ai popoli, sia russo sia ucraino. Ma se il popolo ucraino vota un presidente che ha fatto un programma, diciamo, marcatamente europeista, ha preso un consenso travolgente, ma saranno fatti dell'Ucraina decidere se aderire o no all'Unione Europea, decidere se aderire o no alla NATO, quando sa di avere dal 2014 un aggressore che ha violato i propri confini, il proprio territorio, sulla base di un pretesto? Prego, Fusaro. Una giustissima osservazione. Non dimentichiamo però una cosa che va detta. Nel 2014 in Ucraina c'è stato un vero e proprio colpo di Stato che ha portato su
un potere filo atlantista e filo europeista, sulla cui scorta si pone anche l'attuale governo. Non dimentichiamo l'Euromaidan, la piazza Europa, con la quale ci fu un vero e proprio colpo di Stato appoggiato da forze dichiaratamente di estrema destra, Pravi Sektor, Svoboda, fino al battaglione Azov di cui tanto si parla. Ancora sulla stampa di Torino si parlava... Fermi però, aspetti Fusaro. Non dia per accertati dei fatti, cioè qui c'è una discussione molto aperta. Dottori, cioè l'idea che nel 2014 la famosa rivoluzione arancione con cui fu mandato via il presidente Yanukovych filo russo... Arancione è un po' prima, eh? 2004 la rivoluzione arancione. La rivoluzione del 2014 di Maidan. Euromaidan. È stato un colpo di Stato? Quello è stato un colpo di Stato finanziato dall'America e dai neonazisti? Senta, successero delle cose. Intanto il pomeriggio precedente, la notte in cui Yanukovych scappò perché la sua residenza venne attaccata, Yanukovych aveva siglato con Vitali Klitschko un accordo che prevedeva sostanzialmente prima la condivisione del potere e poi la sua trasmissione. Idealmente Klitschko, che era il punto di riferimento della fondazione Adenauer a Kiev, sarebbe dovuto essere il futuro leader dell'Ucraina. A quel punto lì, nella notte, sono successe delle cose strane. È il periodo in cui, tra l'altro, Victoria Nuland venne intercettata mentre diceva «Vada al diavolo l'Unione Europea», no? Tra parentesi, Victoria Nuland è la moglie di quel Kagan al quale... In qualche modo, con una citazione, l'altro giorno si è rivolto anche il nostro presidente Draghi. Il punto è questo, che quella volta lì, nel 2014, si svolse a Kiev una partita importante per stabilire chi esercitasse maggiore influenza sull'Ucraina. C'erano tre partiti sostanzialmente. Uno era quello russo, Yanukovych, che poi è scappato. Sì. L'altro era quello tedesco, rappresentato da Klitschko, e l'altro era quello, diciamo, che faceva riferimento a politici locali più legati agli Stati Uniti, che sono quelli che poi sono saliti al potere, presidenza e presidenza del Parlamento, in seguito ai fatti di quella notte. Poi le ricostruzioni sono quello che questi sono i fatti. C'è un documentario della BBC che ne ha parlato estesamente, ma la storia è quella, la cornice è questa. Ti faccio vedere due cose. La prima, che l'ho scoperta oggi, non la sapevo, mi fate vedere la fotografia del presidente a proposito di come poi le sorti di Putin, le vicende di Putin e le vicende dell'Europa siano legate in una maniera indissolubile e fortissima. Ho scoperto oggi che l'amministratore delegato di Nord Stream e Nord Stream 2, cioè del gasdotto che porta il gas direttamente dalla Russia in Germania, sapete chi è l'amministratore delegato di Nord Stream? Mi fate vedere la fotografia per piacere? Ce l'abbiamo? È un signore, questo qua, che è stato un alto ufficiale della Stasi negli stessi anni in cui Putin era nel KGB in Germania dell'Est. Dei sinceri liberali. Quindi vi rendete conto di come oggi le sanzioni che riguardano Mosca, quindi interrompere il Nord Stream, sono nei confronti di un'azienda che è stata l'azienda che ha portato avanti questo progetto, guidata da un uomo che era un ufficiale della Stasi, quindi era un ufficiale dell'Unione Sovietica sostanzialmente, della Germania Est, ma insomma in collegamento con l'Unione Sovietica, che ha frequentato tutta la sua vita Vladimir Putin. Questo ve lo faccio vedere perché è curiosa, come è molto interessante come questo signore qua abbia avuto in mano il gas della Russia e l'abbia venduto, diciamo, ai tedeschi, dicendo che era il miglior affare possibile. E il suo passato era questo. La seconda cosa che ti voglio far vedere, invece, è la testimonianza di... Zanni, come si chiama l'amministratore delegato di Nord Stream? Ti ricordi? Io vado a memoria. W, trovatemelo. Complicato. Perché... No, perché l'ho trovato oggi, poi mi comunque dite... Comunque c'era Schroeder ingaggiato dentro, eh? La seconda cosa livello. È, voglio ricordarvi che mentre noi siamo qua a discutere e a fare giornalisti, cronisti, reporter, ci sono giornalisti in Ucraina che raccontano questa verità. Ambra Orengo. Io abito a Kiev e a Kiev c'è anche la sede principale della nostra redazione.
Ora però mi trovo a Leopoli perché rimanere lì era troppo pericoloso. Sono scappato con mia moglie e i miei due bambini. Li ho portati al confine assieme a mia madre. Ci abbiamo messo 3 giorni senza dormire e senza quasi mangiare. Loro ora sono al sicuro in Slovacchia. Io invece sono tornato indietro a Leopoli per continuare il mio lavoro e per combattere la Russia sul fronte dell'informazione. Sono il direttore di un settimanale, una rivista che assomiglia al Times. In questo momento non sta uscendo nelle edicole perché non c'è più chi distribuisce e vende i giornali. Però il giornale online funziona e anche la nostra radio continua a trasmettere. Abbiamo smesso di andare in onda solo per un'ora quando è stata colpita la torre dell'informazione a Kiev. Ma abbiamo attivato subito il canale di riserva e abbiamo ricominciato a trasmettere. Penso che i russi non ne siano felici. Così andiamo avanti. Pubblichiamo più di 100 articoli al giorno sul sito. Abbiamo un audience di oltre 10 milioni di persone. Ieri, ad esempio, abbiamo avuto 3 milioni di accessi al sito dalla sola Ucraina. Abbiamo anche una versione in inglese del sito che ora è 10 volte più ampia di prima perché ci leggono persone anche dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dal Canada. Internet qui ha sempre funzionato. Temevamo che i russi l'avrebbero bloccato, ma fortunatamente i loro mezzi si sono rivelati meno sofisticati di quanto pensassimo. Hai raccontato che alcuni dei tuoi colleghi hanno deciso invece di arruolarsi, giusto? Sì, ad esempio Pavlo Kazarin e Yuri Mazarsky. Conducevano un programma politico in radio e hanno deciso di arruolarsi. Per i civili ora c'è una procedura semplificata. Basta mostrare la propria carta d'identità e ti danno un Kalashnikov. A Kiev 20.000 persone si sono già arruolate. Tra loro Pavlo e Yuri. Eccoli qua appena imbracciati i fucili. Ora saranno da qualche parte per le strade di Kiev. E non sono gli unici. Anche il nostro redattore economico si è arruolato. Secondo te, se i russi prendessero il potere a Kiev, i giornalisti sarebbero in pericolo? Ne sono certo. Ho letto i rapporti dell'intelligence inglese e americana. I russi stanno compilando una lista delle persone che sarebbero leali a un nuovo regime e un'altra lista con le persone che invece sarebbero ostili. Le persone in questa seconda lista, attivisti, giornalisti, politici, andrebbero sterminate. Penso proprio che anche io sarò su quella lista. Cioè, ricordo che mentre noi discutiamo di geopolitica e di colpe e responsabilità, ci sono giornalisti che scendono e imbracciano il fucile. Esatto, sono passati dalla penna al fucile, dal computer al fucile. Per questo poi mi indispone un certo atteggiamento facile di commento, di filosofia, di esternazione della propria cultura, dei propri studi nei salotti comodi, al caldo, televisivi. Raccontiamole a chi invece i giornalisti lo fanno in quei posti, imbracciando appunto un fucile. E tutta la discussione di questa sera che veramente mi inquieta, non so se vedi quanto sono agitata sulla mia sedia, poi guardo in volto quella ragazza, mi si spezza il cuore e quindi però non riesco ad essere obiettiva. Vorrei porle una domanda, tutto positivo, tutto giusto, tutto quello che vuole. Ma non crede che dovremmo anche discutere sul punto fino al quale vogliamo spingerci? No, certamente. Cioè, siamo sicuri che il Parlamento italiano e il popolo italiano sono disposti a andare fino in fondo e se serve anche fare la guerra alla Russia? Perché poi di questo si tratta. No, ma questo... Eh no, momento. Questo va detto. Facciamo rispondere, perché in un modo o in un altro, piano piano, stiamo scivolando verso la cobelligeranza. Nel 2003... La cobelligeranza, esatto. Questo è un punto fondamentale. No, sì. Cioè, siamo in guerra in qualche maniera. Ai tempi del presidente Berlusconi, 2003, si pose il problema se partecipare o meno alla campagna guida americana per abbattere il regime di Saddam Hussein. E lì venne decisa una cosa ben precisa, che non essendoci un mandato delle Nazioni Unite non potevamo partecipare. A quel punto lì si decise che per non essere cobelligeranti noi non avremmo consentito neppure l'attraversamento dei nostri cieli agli aerei. Adesso invece diamo le adesso, armi. Per e la prima volta siamo nella nostra storia abbiamo materiale. Non penso assolutamente che va detto. Io non credo che noi dovremmo fare una guerra o avviarci verso una guerra nucleare a fondamentale a cui faceva riferimento all'inizio della trasmissione. Perfetto. Per carità. Perfetto. Però io sono anche una che ha una memoria meno breve di altri. E questo è il paese nel quale, quando abbiamo provato a dialogare con Putin, o comunque quando Berlusconi a Pratica di Mare ha consentito all'Occidente, all'America di dialogare con quella brutta e cattiva Russia di Putin,
tutti accecati dall'odio verso Berlusconi abbiamo deriso quel dialogo, che probabilmente era invece costruttivo per evitare di arrivare ai giorni d'oggi. Invece in Italia, poiché spesso siamo accecati da odi personali, non riusciamo a capire quanto è fondamentale la diplomazia a cui faceva riferimento lei prima. Il problema è sempre lo stesso. Allora facciamo così. Non possiamo girare la testa. Facciamo così. Nunzia De Girolamo ci dice quando ha conosciuto Putin una volta, che impressione gli ha fatto. Fusaro dice la sua. Vi faccio vedere cosa pensano gli italiani di tutta questa vicenda. Pubblicità. Cioè, il ruolo vostro è questo. No, di dire, prendere responsabilità. Allora, mi mandate un attimo, prima di chiudere, Linda ci racconta quali sono gli interessi, cioè che con Putin paradossalmente ci si è parlati fino quasi, diciamo, due settimane prima dell'inizio della guerra. Noi italiani ci abbiamo parlato, gli imprenditori, i banchieri, le aziende anche di mano pubblica italiane hanno parlato con Putin fino all'ultimo momento, no? Solo Eni ha interrotto. Eni e qualcun'altra, cioè, quindi è stato un interlocutore anche nel momento in cui già si sapeva che la crisi ucraina era esplosa e gli americani probabilmente sapevano già benissimo tutto quello che sarebbe successo, e tolgo il probabilmente. Quindi vediamo un attimo Linda come ricostruisce questa vicenda. Noi rассматриваем Италию в качестве одного из ведущих экономических партнеров. Ваша страна занимает третье место среди государств Евросоюза по уровню товарооборота с Россией. Il 26 gennaio, nel pieno delle tensioni tra Russia e Stati Uniti sull'Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin parlava così ai rappresentanti di alcune delle più grandi imprese italiane in un summit promosso dalla Camera di Commercio italo-russa. Obiettivo: supportare lo scambio economico e commerciale tra i nostri due paesi. A questo tavolo virtuale siedono di fronte a Putin gli amministratori di 16 grandi aziende italiane, tra loro Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, Francesco Starace, AD di Enel, Guido Barilla, presidente del gruppo alimentare, Andrea Orsel, AD di Unicredit, e Gabriele Galateri, presidente di Assicurazioni Generali. Declinano l'invito Eni, Saipem e Snam. Sul lato russo, oltre a Putin, ci sono alcuni dei suoi ministri e rappresentanti di società gestite da Mosca, tra cui il direttore generale della compagnia petrolifera Rosneft, Igor Sekin, uno dei più stretti alleati di Putin, e Kirill Dmitriev, presidente del fondo di investimento diretto russo. Un incontro d'affari previsto da tempo, ma avvenuto nel mezzo della gravissima crisi diplomatico-militare ai confini dell'Europa. L'Unione Europea lo considera inopportuno e interviene anche il governo italiano. Appena il governo guidato da Mario Draghi è venuto a conoscenza di questo incontro, ha cercato di fermare questo incontro virtuale, non è stato possibile. Tre componenti del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, aggiungono un altro tassello. L'incontro si sarebbe tenuto all'insaputa del Ministero degli Esteri. Noi abbiamo ritenuto singolare, grave, che a fine gennaio ci fosse questo incontro, anche perché il COPASIR aveva già denunciato il rischio che dietro la nostra dipendenza energetica si potessero anche nascondere dei rischi geopolitici. Di sicuro, tra il nostro paese e la Russia c'è un interscambio economico molto importante, arrivato quasi a 20 miliardi di euro. Sono circa 300 le imprese italiane in affari con Mosca. E l'Italia ha cercato accordi commerciali con la Russia anche in un altro incontro, avvenuto a soli 10 giorni circa dall'invasione russa dell'Ucraina. Nella settimana del 14 febbraio, lo rivela Bloomberg, in questo caso i colloqui si sono tenuti tra funzionari del governo italiano e russo. Anche in questo caso il primo ministro Mario Draghi non ne era a diretta conoscenza. Era un incontro da un certo punto di vista rutinario. La cosa che colpisce veramente di questo incontro è il tempismo. Sul tavolo c'erano già alcuni possibili accordi. Come alcune partnership commerciali, la più importante è quella che riguarda Ansaldo Energia, un'eccellenza nella produzione di turbine. Durante questo incontro sappiamo che si era parlato di una possibile partnership con il gruppo russo Nordenegro. Si è anche parlato di Enel, che ha dei cofinanziamenti in corso con delle banche russe in Europa orientale, e si è parlato anche di Rusal, che ha un investimento pianificato di 200 milioni di euro in Sardegna, un'azienda di alluminio al momento bloccata, dove però si sarebbe potuto reinvestire. Quale sarà il futuro delle nostre relazioni economiche e commerciali con Mosca?
Ekaterina, tutto questo verrà spazzato via, viene spazzato via dalle sanzioni, si blocca tutto, si blocca una catena di investimenti, di affari e quindi? Secondo me, diciamo, qui noi andiamo verso conseguenze disastrose anche per l'Europa, perché comunque la Russia rimane comunque un mercato molto molto vasto. Quasi tutte le imprese italiane hanno lavorato benissimo sul mercato russo, ma poi gli stessi russi che venivano qui in Italia, e il mercato luxury perderà comunque. Però noi dobbiamo far pagare gli oligarchi e gli uomini che sono vicino a Putin, in modo da indebolire Putin e da fargli pressione affinché faccia cambiare linea Putin. Quello io sono assolutamente d'accordo con lei, però il problema è che secondo me le sanzioni che l'Europa comunque pone, o gli Stati Uniti pongono, diciamo, verso la Russia, non sconfiggeranno le oligarchie. Cioè, magari in qualcosa sì, gli oligarchi saranno toccati perché comunque hanno chiuso lo SWIFT. Però alla fine comunque a pagare le conseguenze sarà la classe media, magari i russi che lavorano all'estero, che hanno d'improvviso le carte bloccate e non possono usare più. Io ho parlato con tanti amici che stanno magari in Brasile, in Austria, che lavoravano per delle società russe e non riescono a percepire più lo stipendio. E questo è, allora, un problema grave per tante persone che non c'entrano niente con la... Allora, voglio ricordare una campagna che il TG della 7 con il Corriere della Sera fa per un aiuto subito all'Ucraina. Se potete mandare il cartello, i soldi che donerete su questo IBAN passeranno attraverso la Croce Rossa, quindi in mani del tutto sicure, appunto, per poter essere spesi in aiuti per la popolazione ucraina. Dasha, voglio chiudere con te. Io volevo di quello dire che ti viene dal cuore, di quello che hai sentito. Sulle sanzioni anche. Sì. Che io sono, con tutto il rispetto, ma secondo me le sanzioni non vanno bene perché devono essere ancora più dure. Perché è un paese aggressore e io non capisco dove c'è il principio morale in questo mondo. Perché tutti pensano solo al principio economico. Se un giorno Italia venisse invasa da, non so, dall'Austria, cosa avrebbero detto gli italiani del resto del mondo che parlava dell'economia? E, i russi non ne hanno colpa, perché sono tutti giochi politici e personali, ma nemmeno gli ucraini che non riescono a lavorare, non riescono a vivere e muoiono. Grazie a Dasha, grazie a Fusaro, la prossima volta le darò un pochino più di spazio, ma certo, Dostoevskij, siamo tutti con Dostoevskij, evitiamo di vietare le lezioni di Dostoevskij. Però una cosa è non prendersela con Dostoevskij, ma insomma Putin non è Dostoevskij, è ben altro, è in questo momento un uomo che ha aggredito con il suo esercito strapotente un paese democratico, libero e sovrano. Ci vediamo giovedì prossimo, come sempre, rimanete qua ad aspettarci, a giovedì prossimo, buonanotte.